Buonasera, buonasera, benvenuti in diretta da Cosenza, 21 e 11 minuti. Devo dire che la sala è veramente piena, tanta gente, grazie, con un applauso al pubblico che sostiene sostengono i candidati. Grazie a voi. Bene. E devo dire la verità, è una bella emozione. Siamo alla quinta puntata dello speciale Elezioni a Cosenza. Produrre ogni venerdì questa puntata per noi è una bella soddisfazione, perché diamo la possibilità ai candidati, in maniera democratica, libera, senza pagare, come si dice, pegno, è uno spazio libero che i candidati ottengono facilmente grazie anche a quello che noi abbiamo fatto, grazie alle aziende che hanno sponsorizzato questo progetto televisivo. E quindi per noi è importante ringraziare questi sponsor, che è l'Infa per le televisioni. In questo momento vorrei parlare anche per quello che è la crisi dell'informazione e la crisi delle televisioni calabresi. Mai come in questo periodo l'emittenza televisiva calabrese è in perdita su tutti i fronti. Quindi parliamo di quasi tutte le emittenti con perdite di 50-60 mila euro al mese mediamente, con personale che non viene pagato, con ritardi di stipendi di 5-6 mesi. E quindi questa è la realtà dell'emittenza televisiva calabrese, e forse l'editoria calabrese dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e forse dare spazio di più a chi produce e chi fa un lavoro serio con questo mestiere, forse dare meno spazio alla politica, avere meno sponsor politici e curare prettamente con dei progetti seri, editoriali, importanti, dedicati all'informazione. Forse così si potrebbe ottenere qualcosa. Ecco, questo è l'augurio che io mi faccio. E l'augurio che io mi faccio, essendo un produttore televisivo, perché io sono un autore, conduttore televisivo e produttore, cioè tutto quello che noi mandiamo in onda ce lo creiamo grazie alle aziende che ci sponsorizzano. Ripeto, possiamo anche sbagliare in alcuni progetti, ma se il programma non ha un seguito, non è importante, l'azienda non ti sponsorizza. È basata sui numeri. L'Auditel spesso, quando inizia un programma in nazionale, se i numeri non vengono appoggiati dai telespettatori, bloccano dopo due puntate, dopo tre puntate, la trasmissione. E devo dire una cosa, che le aziende che sponsorizzano questo progetto amministrative 2016 lo appoggiano volentieri, sono tutti contenti, stanno seguendo e sono davanti al video, e noi diciamo grazie. Grazie in particolare a questo gruppo di Emilio Polillo, che è presente in tutta Italia, a Milano Rho, a Firenze Sud, prossimamente un'apertura straordinaria di un albergo a 5 stelle a Brunate Como, e poi abbiamo anche Borgo di Fiuzzi e Cosenza, l'Italiana Hotels, con la Sara Federico. Direttore, grazie della presenza. Buonasera, allora, buonasera intanto, a te, buonasera a tutti quanti. Settimana scorsa abbiamo avuto Giovanni, il direttore di Borgo di Fiuzzi. Esatto, abbiamo avuto lo chef, abbiamo avuto il maître, e un grosso e doveroso in bocca al lupo a loro, perché abbiamo aperto ieri. Bene. Abbiamo aperto ieri in occasione del Giro di esatto, del Giro d'Italia. Parte a Catanzaro, fa Praia a Mare. Esatto, come tappa. Esatto, fa destinazione e poi nuovamente partenza per Benevento. Quindi Praia a Mare e Benevento è una partenza, esatto, importante. Noi siamo presenti con le nostre telecamere, lo faremo vedere settimana prossima. Perché vabbè, è un bello scoop questo. Una troupe televisiva di Articolo 21 con la giornalista Cassandra Porcini, insieme a Antonio Bruni, che seguiranno tutto questo. Esatto, quindi direttore, per noi la stagione è ufficialmente partita. E quindi va bene, aspettiamo, vediamo numerosi. Sì, vediamo di cosa stiamo parlando. Borgo insomma. Di Fiuzzi, grazie. My life is brilliant. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. Bene, parliamo del Borgo di Fiuzzi, parliamo dei matrimoni, ma non solo, laurea, ma una grande occasione anche per il villaggio. Esattamente, sì, sì, sì. Abbiamo la possibilità di organizzare matrimoni, qualsiasi tipo di evento,
per non parlare adesso che è arrivata la bella stagione della possibilità di soggiornare e passare veramente delle bellissime vacanze. Anche quanti posti ha il Borgo di Fiuzzi? Posti letto, siamo a 1000 posti letto. 1000 posti letto, sì. All'isola di Dino. Quindi poi uno scenario veramente spettacolare. Vediamo anche per quanto riguarda i matrimoni, poi diciamo che si può arrivare fino a 500 ospiti come sì, matrimonio. Esattamente, sì. E poi sì, la cucina di livello, abbiamo visto qualche piatto la settimana chef, straordinario chef Davide Di Natale, sicuramente piatti prelibati e succulenti. Bene, vedete un attimo le immagini che il Borgo di Fiuzzi ci riserva, e sicuramente chi fa le vacanze, pensate che nel 2011 e 2012 tanti russi hanno trovato postazione lì a gustarsi l'isola di Dino, un po' le bellezze. Lo scenario si presta, perché veramente di fronte all'isola di Dino cenare al tramonto è veramente... Grazie. Sono scene indimenticabili. Bene, grazie. Facciamo vedere ancora qualche altra immagine e poi ringraziamo il direttore di Italia Hotels, che si chiama Annalisa Mazzuca. Grazie, con un applauso. Grazie. Annalisa, grazie. Bene, mentre ci saluta Annalisa, che è il direttore appunto di Italian Hotels, invitiamo tra poco, so che hanno già preso postazione, i candidati a sindaco della città di Cosenza. Io ho detto che la politica si muove intorno a Cosenza e quindi ritengo che Cosenza diventa anche importante a livello nazionale come test, perché spesso la RAI, Mediaset stanno parlando solo di Roma e di Milano. Io credo che Cosenza ha la sua importanza, credo che sarà molto importante anche il risultato, e allora invitiamo il primo candidato, che è del Movimento 5 Stelle, l'ingegnere Gustavo Coscarelli. Come c'è il segno? Bene, 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 Gustavo Coscarelli. Beh, diciamo che sai che tutti parlano bene di voi, almeno in giro, questo è positivo, perché quando facciamo i dibattiti a candidato al consiglio comunale avete degli elementi che stanno emergendo anche per quanto riguarda il dibattito, almeno quello che sono i messaggi che arrivano anche sulla pagina Facebook di Articolo 21. È di qualità 5 Stelle, no? 5 Stelle lusso. Sì, ma 5 Stelle per quanto riguarda la categoria, ma diciamo anche gli uomini contenuto, in questo senso. Certo. Senti, ecco, cosa pensi di quello un po' che è accaduto in corso d'opera, è subentrato un nuovo candidato che è entrato, che è Carlo Guccione. La si chiama campagna, forse è meglio chiamarla steppa. Beh, diciamo che sono cose che sai, come sempre pensi e che dici, certo. E tu, ecco, diciamo che adesso valutiamo i candidati che entreranno, certamente, cosa diranno. Grazie a Coscarelli, si può accomodare qui, prego, alla mia sinistra. Cosenza in comune, Valerio, il dottor Valerio Formisani. Questo sempre a sinistra. No, ma scusa, sempre a sinistra. Ma devo dire la verità. Cioè, inizialmente ti sei presentato con 10 persone, poi avevi l'asso nella manica. Sono cresciuti, poi, come dici, sono tutti tanti, giovani. Guarda davanti, ragazzi, fatevi sentire un attimo. Una miseria. Bene, bene. Oh, diciamo che è una bella... Ecco, fare una campagna con un talk così politico e sentire anche a caldo i commenti, no? Sì, è positivo? Sì, sì, è molto positivo. E questa è una campagna comunque simpatica. Simpatica. È simpatica perché ogni giorno scopriamo pure nuove persone che vengono... Un attimo il microfono di Valerio, per favore, il dottor Formisani. Siamo passati regia. Da 5 a 6 a 3, adesso cambiamo pure. Siete oltre 30. Sì, no, 30 inteso qui, il gruppo è sostenuto. Queste sono solamente le avanguardie. Addirittura! Sì. No, grazie Valerio, ti puoi accomodare, no, grazie. Diciamo che è stata la settimana del Partito Democratico, è stata la settimana del caso del candidato unico, Enzo Paolini sì, Enzo Paolini no, il nuovo centrodestra entra, faranno il candidato unico, chissà cosa accadrà, e a un certo punto la notizia è che
è passata che addirittura Enzo Paolini fa un passo indietro, così almeno le agenzie portavano, poi chiamavamo e dice no, smentita, non è così, e poi confermata, poi smentita, ce lo dirà lui personalmente, Carlo Guccione, Partito Democratico. Buonasera, buonasera. Buonasera, come stai Carlo? Benvenuto in diretta. Ecco, c'è qualche dissenso però tra il pubblico e previsto come in maniera democratica l'applauso e il dissenso. Adesso mi fate parlare e poi ognuno dirà quello che vuole. Intanto grazie di aver partecipato. Grazie per l'invito. Ad Articolo 21, è una trasmissione libera, è l'articolo della Costituzione. Tu sai, ci conosci da anni, non avendo padroni né sponsor politici, noi il nostro dibattito lo facciamo libero e democratico, ma proprio per questo motivo partecipano tutti quanti. Carlo, cosa è successo? Diciamo che noi non ci facciamo mancare niente, nulla, diciamo, no? È successo che il candidato Presta si è ritirato per i noti motivi di carattere personale. Sì. A quel punto abbiamo tentato di unificare. Prego, vai. Di trovare un candidato unitario che rappresentasse l'intero arco del centro-sinistra, allargato anche alle forze dell'NCD che stanno nel nostro governo. Questo non è stato possibile, quindi oggi... Ma addirittura si dava dentro, Paolini faceva un passo indietro, il nuovo centro-destra... Questo è quello che emerge... Non si è chiuso poi questo accordo? Non ci sono state le condizioni. E perché? Perché credo che... perché lo sai, ti chiedo perché? Perché a casa vogliono sapere qual è la verità. Ma credo che la ragione di fondo sia stata il fatto che non si è avuta la corresponsabilità, dico tutti quanti insieme, rispetto all'evento che era imprevedibile, quello del ritiro del candidato Presta, a una settimana dalla presentazione delle liste, il centrosinistra non è stato nelle condizioni di poter raggiungere un'unità. È partito subito dalla tua campagna, vogliamo vederci chiaro, che cosa? Ma ci sono tanti lati oscuri in questa città. Ah. Mi pare che anche le notizie di oggi, diciamo, ci sia una notizia che può dimostrare il fatto che i debiti personali di qualcuno sia pagati dal comune. Questo è un dato che emerge... Ma chi si riferisce lei? Al candidato a sindaco Chiuto. Io chiedo, per esempio, che su questo il commissario Carbone, il commissario prefettizio Carbone, faccia chiarezza. C'è l'unico che... Cioè, vuole dire che il comune deve pagare dei... Non ho capito cosa sta... Cioè, quello che è emerso come agenzie... Come... Io ho letto sì? Delle agenzie... Scusi un attimo. Ho letto delle agenzie, ci sono allegati alcuni documenti, pare che... siano stati effettuati dei pignoramenti e che il terzo... Pignoramenti presso di chi? Presso il comune? Presso prima il debitore e sia stato chiamato come garante il comune di Cosenza. Il comune di Cosenza... questo è un quinto dello stipendio. Ma il comune di Cosenza non si è presentato e quindi il giudice per esempio l'ha condannato per l'intera cifra. E io credo che su questo lo dobbiamo ai cosentini. Il commissario Carbone deve fare chiarezza. Beh, questa è una notizia che la dice il candidato del Partito Democratico, sta denunciando i fatti importanti, e documenti le dice... Io chiedo con chiarezza, rispetto a una notizia che è emersa, sono stati presentati anche i documenti, il commissario Carbone è nelle condizioni di dire che quei fatti che sono stati denunciati sono veri o sono falsi. Noi vogliamo la verità, vogliamo vederci chiaro. Cioè, non voi, e a questo punto è la città. Certo, noi tutti, inteso come la città come di Cosenza, la Calabria, ma anche credo nei confronti anche di Mario Chiuto deve essere fatta chiarezza anche per lui. Ma certo. A questo punto. Bene. No, non accusiamo nessuno. No, volevo capire. Quindi... Ci sono delle notizie, è chiaro che il commissario prefettizio Carbone ha tutti gli strumenti per dire martedì che si faccia questa cosa. Grazie. Grazie, si può accomodare. Dove? Con un applauso, Carlo Guccione lì, prego. Per favore, grazie. Abbiamo un altro candidato a sindaco, Vincenzo Iaconianni, ne ha facoltà, può entrare con un applauso. Vedo che
raccoglie applausi da tutti. Ti sei scordato il guru. Comunque. Il guru, è vero, hai ragione. Cioè, Vincenzo guru. No, Vincenzo guru Iacoliani. Detto Iacoliani. Che Iacoliani. No, aspetta, ah, sì, no. Sì, va bene. Noi poi. Hai sentito che ha detto? Sì, sì. Hai visto? Hai visto cosa ha detto Carlo Guccione? Ma è giusto. Se c'è qualcosa bisogna sapere. E quindi si faccia chiarezza. Dobbiamo sapere tutti che è successo, al di là sia. Questa notizia deve uscire fuori, nel senso deve essere chiarita su tutti i punti. Senti Vincenzo, la tua candidatura è ufficiale, ci sei? Sì, ci siamo. E ci quindi siamo, giorno 6, sì, sì, entro mezzogiorno presenterete la, sì, vostra, sì, lista. Sì, sì, quanti, sì, candidati siete? Il minimo, abbiamo fatto il minimo, 21. 21, la tua presenza, la presenza, tu sei in giro, sì, sì, sul corso, ti piedi, vedo, sì, che, sì, scatti, sì, foto, sì, ma non so se dai in cambio una foto, tu no. In che senso? Cioè dai una foto? No, 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 assolutamente no. Sto scherzando. Ciao Vincenzo, puoi accomodarti, grazie e benvenuto in diretta. Abbiamo un altro candidato a sindaco e l'avvocato Enzo Paolini, PSE. Benvenuto avvocato. Grazie. Bene. Allora, okay, abbiamo bisogno, visto che Carlo Guccione ha detto questo, vorremmo sentire anche in merito a quello che sono le notizie, quello che ha detto Carlo Guccione in merito al fatto che eri dentro con il candidato unico, poi le notizie che circolavano. No. Carlo ha delle notizie che io non ho, ecco, quindi, perché io non sono mai stato invitato a nessun incontro. Addirittura? Sì, nessuno. No, non c'è. Nessuno, nessuno. C'è stato una mia dichiarazione. C'è stata una mia dichiarazione all'indomani del ritiro di Presta, dove ho detto che naturalmente non c'era nessun motivo né di chiedere né scuse né risentimenti né divisioni, ma anzi auspicavo l'unità del centrosinistra. Poi il PD ha deciso di puntare su un suo candidato, è legittimo. Ma voglio dire, come lo stesso schema che si è sì, rivelato, diciamo, che hanno attuato per Presta, cioè questo è il nostro candidato, prendere o lasciare senza primarie, la stessa identica cosa l'hanno detto per Carlo. Quindi non c'è stata nessuna possibilità. Io non sono uomo da fare passi indietro, però voglio dire, ero disponibile a discutere. Avvocato, lei vuole dire che in pratica se doveva esserci un candidato doveva essere lei? No. Oppure le primarie? Io ho fatto una dichiarazione molto semplice e molto chiara. Siamo aperti, sì, a sederci di nuovo intorno a un tavolo, a rimettere le lancette prima della candidatura di Presta e a discuterne. Altra cosa è dire, questo è il nostro candidato, all'epoca Presta, poi adesso Carlo, se ci state, altrimenti niente. Noi non ci piacciono le imposizioni. Ma so che avete un buon rapporto con Carlo. Ottimo rapporto, certo. E poi alla fine non si... Ma i rapporti politici sono diversi dai rapporti personali. Diverso il rapporto personale, assolutamente. Lui fa parte di una categoria politica che evidentemente ha nel DNA un certo modo di comportarsi e un altro. Certe volte ci si incontra, certe volte no. In questo caso non ci siamo incontrati. Incontrati. E lo stesso anche il nuovo centrodestra. Il nuovo centrodestra ha ritenuto di fare... Di rimanere con... Perché ha avuto un comportamento diciamo corretto e lineare nella prima fase, non ha accettato il diktat no primarie e non ha accettato il diktat questo è il nostro candidato. Non era una questione evidentemente, bisogna dirlo, né di primarie né di civismo, era una cosa che doveva essere del PD e quindi il PD ha imposto, non si fanno primarie, non ci importa niente né di civismo né di... bazzecole varie, dobbiamo mettere il nostro candidato. Io ho pensato, io e la mia coalizione, che non avremmo potuto subire un'imposizione, avremmo volentieri fatto le primarie in maniera democratica, lo stesso NCD, non c'è diciamo, incoerenza in questo. Io ed NCD abbiamo posizioni politiche diverse, ad esempio sulle unioni di fatto, però ci piace parlare la stessa lingua politica, essere in disaccordo, discutere, però sul metodo, sul linguaggio della democrazia ci piace stare insieme. Avvocato, e questa era, è politica. Era chiaro capire noi, capire anche a casa. Cosa... Molto, molto chiaro. Grazie. Benvenuto in diretta all'articolo 21. Questa è un po' la situazione. Il candidato, io sto con Occhiuto, Mario Occhiuto non è presente in trasmissione. In pratica la cosa che
mi ha sorpreso, al di là delle due presenze, che sono state la prima e la seconda volta, insieme a tutti i candidati c'è stato sempre Mario Chiuto, questa volta non si presenta, ma non c'è neanche un comunicato ufficiale che è arrivato alla nostra redazione, almeno fino alle 21 non è arrivato nulla, credo che non abbiamo notizie di Mario Chiuto. Ci dispiace molto, ci dispiace perché nei confronti della nostra redazione, nei confronti di questa trasmissione, sia il gruppo, la coalizione Mario Chiuto si è sempre comportato bene, ma non avere neanche due righe per sapere il motivo perché non è presente in trasmissione è un problema che ci rattrista, perché il dibattito, vi prego gentilmente, il dibattito è un po' monco con un candidato che si ritiene forte e che ha un sostegno di 14-15 liste. Avremmo voluto sentire, visto che è subentrato anche questo candidato Carlo Guccione al posto di Presta, sarebbe stato un bel dibattito per sentire anche il suo pensiero. Sarà per la prossima volta. Bene, andiamo in sigla, parte articolo 21, speciale elezioni. Bene, è bello fare un dibattito politico con il pubblico, perché ti fa sentire proprio il fiato sul collo, no? La possibilità che possono vedere anche i volti, la gente, i ragazzi. Vedo che il gruppo Guccione si è portato tanti ragazzi, come Formisani, anche il gruppo Paolini. Ecco, oggi, avvocato, vediamo un bel gruppo presente, 30 persone che la sostengono. Vedo che anche in prima fila c'è sua sorella che la sostiene. È la prima volta che sostiene. No, avvocato, no, che la sostiene, che è presente in studio. È la prima volta, perché non c'è stata le altre volte, questo volevo dire. Ecco, bene. È una cosa bella, perché poi in famiglia seguire un fratello che fa politica è positivo, no? Non è una bella cosa, è una sudata. Bene, e allora siamo andati, come sempre, come ogni settimana, sul Corso Mazzini a chiedere ai calabresi e ai cosentini cosa pensano di queste elezioni. Erano 30 giorni, perché ieri era il 5 di maggio, 5 giugno si vota. Sentite un po' cosa ci hanno detto i cosentini, i calabresi che abbiamo incontrato. Senta, ci sono i candidati a sindaco del comune di Cosenza. Cosa si sente di chiedere a 30 giorni dal voto? Che vinca il migliore, indubbiamente. Ha capito qualcosa di queste elezioni? Veramente ben poco. Ha sposato un calabrese? Sì. Quindi suo marito vota? Sì. Ma ha parlato delle elezioni?
Ma purtroppo di politica non me ne intendo, non ne parlo. Lei è spagnola? Sono cilena. Ah, cilena, eh. Come la vive Cosenza? Bene. Bene. Mi piace la città? Se c'è l'amore c'è tutto. Se c'è l'amore c'è tutto. Sì. Bene. La domanda dovremmo chiedere ai candidati a sindaco, se c'è l'amore tra di loro. Ci vuole, per lavorare in pace. Quindi ai candidati a sindaco più amore. Più amore, sì, grazie. In tutto. In tutto, grazie. È bella questa, più amore, più amore. Guardi, io in questo momento, lo dico la verità, meglio che non mi esprima, va bene? È meglio che non mi esprima. Meglio che non esprima. Si vuole esprimere? No, mi voglio esprimere, perché ci sarebbe tanto da dire, francamente, potrei essere non cattivo, non compreso. No, oggettivamente. Ma oggettivamente ha capito qualcosa di questa campagna? Guardi, preferisco... Lasciamo perdere, grazie, non comment. Ci sono molti candidati. Che Cosenza cerca qualcosa di nuovo? No, io chiedo che deve tenere la città pulita per se ne mette il lavoro per la gente che sono poveri. Quindi pulita è lavoro? È il lavoro, ovvio, più di questo cos'è? Ma sinceramente poche informazioni. Troppi candidati evidentemente per uno scopo, per creare confusione. Poi dopo bisognerà vedere un pochettino quali sono i programmi dei candidati. Magari migliorare i servizi di trasporto, ecco. Invece migliorare i servizi di trasporto, a parte che costano anche un po' troppo, visto che ci sono comunque tanti studenti, non solo italiani, magari potrebbero migliorare i servizi ad un basso costo e farne di più, comunque più reti, invece magari, che ne so, di costruire, ecco, la metropolitana, che magari andrà a rovinare anche un po', avrà un impatto negativo sull'ambiente. Chiederei un aiuto in più ai giovani, alle giovani mamme, alle giovani mamme. Giovani mamme, perché non c'è qualcosa per le giovani mamme? Un po', diciamo, c'è poco. Sì, rispetto all'estero sì, molto poco. Ecco, ci faccio qualche esempio, per esempio? Ad esempio so che in Francia e Svizzera, nei paesi, diciamo, del nord, ci sono più agevolazioni, cose che anche asili all'interno delle aziende, quindi aiuti a queste giovani quindi mamme. Le mamme lavoratrici, le mamme che lavorano, che abbiano un'assistenza in più per quanto riguarda i figli, asili, opportunità anche e occasioni, anche pagare di meno in questo caso. Anche, quindi questa è l'agevolazione. Anche questa differenza di retribuzione tra maschio e femmina, che non la vedo una cosa giusta, nel 2016 siamo veramente a ridicolo. Quindi. La politica ormai è tutta un po'... In questi anni chi ha votato lei? Nessuno. Mi piacerebbe più verde i trasporti. Più verde? Trasporti migliorati, perché io vado su 4 miglia, quindi l'idea della circolare veloce che arrivava fino a 4 miglia per me andava bene, insomma, era una cosa perché è per la mobilità. La nuova metro tranvia invece questa? Anche, cioè io qualsiasi cosa che migliori comunque appunto la mobilità. Ma... diciamo che ho capito poco, perché ci hanno fatto capire poco. Metro tranvia leggera per quanto riguarda questa sì, chi la vuole e chi non la vuole, lei? Cioè personalmente no, però si dovrebbe vedere in generale di cosa si tratta veramente, perché credo che ci sia molta confusione su questo. Come la pretende lei questa metro tranvia eventualmente? Prego? Come la pretende lei, cosa vorrebbe lei? Ma se non è un impatto negativo per la città potrebbe essere una cosa positiva, ma ad oggi c'è molta confusione, non si sa di che cosa, cosa verrà fatto di preciso, perché dicono una cosa poi ne fanno un'altra, per cui penso che sarebbe rovinare Viale Mancini con questa... io ho letto che c'è la vecchia linea, sì? Per fare questa prendere la vecchia linea e vedere un po', perché l'impatto altrimenti su Viale Mancini sarebbe secondo me terribile, deleterio. Beh, bruttissimo. Grazie. No alla metro, sì al viale, com'è? È un comitato, cos'è? Spontaneo. Comitato, però vedo che avete invitati i candidati a sindaco che vi stanno guardando, che sono ospiti in trasmissione. Sì, sì. Allora gli dica di non mancare sabato. Noi abbiamo fatto questo appello, li abbiamo invitati. Questo è un comitato di tecnici, sì. E abbiamo invitato anche i candidati a sindaci proprio per un confronto nel merito della questione. Noi, sabato 7 maggio 2016 alle 17:30 all'Auditorium Guarasci, sì. A Cosenza. Ecco, cosa chiedete? Noi siamo contrari alla metro e cerchiamo di spiegare le ragioni per cui siamo contrari. Abbiamo dato l'adesione? In molti sì,
non abbiamo la, allora, la completa. Gli chieda ai candidati a sindaco che sono ospiti, sì, sì, ma è un invito. Articolo 21. Certo, noi chiediamo che siano presenti perché è un fatto democratico, è un confronto civile, idee diverse che si confrontano. Ci sono sindaci che sono favorevoli, sindaci che sono contrari, sindaci che sono perplessi. E quindi un confronto? Sì, sì. Noi vogliamo un progetto integrato per un moderno sistema di trasporto, sì, sì, per l'area conurbana Cosenza rende unica, ecosostenibile, alternativo alla metropolitana. Noi non vogliamo parlare solamente di metropolitana, noi vogliamo parlare di trasporto pubblico che riguarda un'area molto vasta, l'area urbana ma anche la provincia. La metropolitana è un pezzo di questo trasporto pubblico. Noi riteniamo che il modo così come è stata concepita mal si concilia con un progetto integrato funzionale dei trasporti nell'area pubblica e spieghiamo tutti i motivi. Manca il verde a Cosenza, per esempio. Manca il verde? Sì. Quindi chiede ai candidati al sindaco più verde per Cosenza. Sì, anche una viabilità migliore, a parte gli scherzi. La viabilità è terribile. Viabilità e verde. Sì. Grazie. A lei. Grazie. Qualcosa per Cosenza. Qualcosa? Qualcosa. Qualcosa, una in particolare? Una migliore vivibilità. Migliore vivibilità. Perché non si vive bene Cosenza? No. Mi faccio un esempio. Non mi sento soddisfatto, non mi sento a mio agio. Sentiamo la signora. Beh, come diciamo, trasporti pubblici ci sono difficoltà spesso, soprattutto per raggiungere, per esempio, ecco, questo è importante, raggiungere la stazione ferroviaria. Allora quando si arriva là, si arriva lì, quando si torna si deve prendere un taxi, non riesce a trovare un taxi, aspetti un pullman, stai un'ora, quindi diciamo c'è grande... Non ci sono tassi a Cosenza? Sì, tassi, diciamo, servizi pubblici, altri servizi che non siano tassi. Carenza di servizi pubblici? Carenza di servizi pubblici, cioè come è servito, ecco, questo, dalla stazione col centro. Questa è una cosa... Quando della metro... Sì, della metro tranvia, va bene, la parte, la volete, no? Quella tipo tram, no. Quella tipo tram? A treno. A treno. Cioè tipo Roma, tipo Napoli, eccetera, con una via, però, sai che ogni 3 minuti... Quindi trasporti, migliorare i trasporti. E poi una cortesia, sì. I politici un po' più seri. Come? I politici un po' più seri, cioè... No, beh, un po' più seri, perché purtroppo se uno domanda... Tizio, Caio, e quindi... Semprorio. Cioè, come cittadini vorremmo un poco credere di più a chi dobbiamo mandare a rappresentarci. Grazie. Senza essere costretti a mandare l'amico che può... Arrivederci, buon lavoro. Per chiunque venga eletto, certo. Penso che ci dovrebbero passare un attimino la mano sulla coscienza. Io sono pure senza lavoro, ho avuto un'attività commerciale, sono pure senza lavoro, quindi ci arrabattiamo come possiamo. 50 anni non è semplice, non è facile trovare. Quindi non chiedo, si passino una mano sulla coscienza, noi siamo la loro forza, no? Il popolo è la forza. Certo. Io non è che voglio difendere i candidati al sindaco. Assolutamente, no. Però, mi scusi, il lavoro, il commercio, lei dice che, a parte che la politica è generale, sì, si può parlare a livello nazionale, regionale. Innanzitutto a chi viene eletto, che vinca il più forte. Che si guardino un attimino in giro anche per capire. Poi io non sono nessuno per dire quello che devono fare o quello che non devono fare. Può dire quello che pensa. Io penso che questo. Lei non sta bene in questo momento. Ma cerco di stare in piedi uguale. Però si tiene in piedi. La dignità è proprio alta. La dignità. Io parlo sempre. Il cittadino ha diritto alla dignità e penso che il lavoro sia un diritto di tutti i cittadini. E quindi vinca il più forte. Però, svegliamoci. Svegliamoci, grazie. È un piacere, la vedo sempre con molto piacere in televisione. Gentilissima, grazie. La cosa che deve proprio è urgente da fare. Sì.
Chiedo scusa. Che musica è? Non lo so che musica. Chi ve l'ha messa? Sembra tipo Dario Argento. Una musica d'accordo. Vediamo chi è. Chi è? Fausti. Fausti, rispondi. Fausti. E non c'è a Bocchier? Dove sei venuto a trovare? Ah, e ieri sera, stasera non ci sono, che sono a Corso Mazzì. Con Polimeni. Sì, che mi stai intervistando, devo chiudere che mi stai intervistando. Sì. Polimeni. Signor Polimeni, l'articolo 21. Ci vediamo sul corso allora dopo. Si chiama lui? Faustino. Fausti. Fausti, sono Polimeni. Un abbraccio, Faustino. È chiuso, okay, è chiuso. Bene. Quindi una cosa importante. Quando attaccano i manifesti, no? Un fatto delle deleghe a tutti i livelli deve finire. Cioè tagliano l'erba e lasciano i mucchietti e poi il vento la vola e come se non avesse fatto niente. I manifesti stanno rispettando la città. Quando mettono i manifesti, per esempio di morte, quello che mette attacca il manifesto è tenuto a portarsi via il vecchio. Invece attaccano di sopra. Invece la buttano per terra, che dice che passano, è compito dell'altro. Che c'ha un spazzino come. L'operatore ecologico. L'operatore ecologico. Non si offende. L'opera. E quindi secondo me non va bene. Scusi, ma stiamo parlando dei manifesti dei morti? No, in tutto, di tutti i manifesti che attaccano. Anche quelli politici, propaganda politica. Poi non so se lei l'ha vista questa cosa, possibile che la vedo solo io e gli altri. No. Cioè buttano per te i manifesti e tirano e li buttano per terra. Poi... Sbagliato, li devono prendere e mettere dentro il furgone. Meno male che non voleva parlare lei. No, ma comunque non... Ho capito. Va bene così. Si cambi la musica di Dario Argento. Dario Argento la... E secondo me di Dario Argento. Secondo me sì. Faustino dov'è Faustino? Faustino è a Mendicino. E deve arrivare da Mendicino? Da Mendicino. Okay. Salutiamo Faustino, perché Faustino spero che ci sta guardando da casa e in questo momento partiamo subito con la trasmissione, con il primo candidato, Coscarelli. Ha sentito Coscarelli, ha parlato di metro San Via sì, viabilità, problemi legati al verde. Diciamo che la gente vuole vivere meglio questa città. Prego. I temi sono ricorrenti. Come ho detto anche l'altra volta, nella prima puntata si è stato focalizzato il welfare sociale. Nella seconda, dalle interviste è uscito fuori il problema occupazionale. Nella terza, la riconoscibilità dei candidati. In questa oggi stanno emergendo i temi che più o meno abbiamo già focalizzato. Il problema è che durante questa, tra virgolette, campagna, dicevo poc'anzi che campagna non si può neanche definire, perché non è tale. Io la definirei, anzi noi faremo un incontro, un agorà sulla ludopatia domenica alle 18:30 in piazza 11 settembre. E quindi io direi che bisognerebbe farne anche un'altra di agorà sulla listopatia e la postopatia, come qua purtroppo si sta verificando quanto a malattia. Una sola volta nella sua trasmissione ho visto completo qua le poltrone. Oggi troviamo ancora una poltrona vuota, così come lo è stata precedentemente in un'altra puntata dove doveva venire presta e non c'è stato. Oggi ci ritroviamo a rincorrere ancora queste cose. Il cittadino non ci conosce, o anzi non conosce alcuni, perché per quello che mi compete, quale portavoce 5 Stelle, sto battendo radio, TV, stampa, esternando infatti quelli che sono gli elementi del nostro programma.
perché gli altri di programma non ne hanno proprio parlato. Interessa ben altro, non interessano i problemi di questa città, cosa che invece a noi stanno oltremodo a cuore. Siamo stati i primi a depositare la lista che è stata, diciamo, certificata, e abbiamo avuto anche la ricevuta ovviamente della certificazione. Ma i nostri aderenti sono stati là da ieri mattina a mezzogiorno, trascorrendo la notte davanti al comune per depositare la lista, e così abbiamo anche conseguito questo nostro primato. Non abbiamo avuto difficoltà alcuna a raccogliere le firme. Ne abbiamo raccolte, mi pare, oltre 303, annullate 4, perché c'era qualcuno estremamente diligente che si era recato a firmare direttamente all'anagrafe, dopo aver firmato anche ai nostri banchetti. Praticamente pienamente aderenti a quelli che sono i dettami di legge. Noi abbiamo fatto un programma, lo abbiamo sviluppato, ho qui l'intero sviluppo che ovviamente non depositerò, ma sarà come un manuale di buona amministrazione che useremo sia se saremo dentro e sia se saremo fuori, quale, ma non penso proprio però, perché possa essere un vademecum per ben governare questa città e rispondere ai problemi e alle esigenze dei cittadini, così come abbiamo detto. Domani andrò senz'altro a discutere della metro. Noi non siamo per la metropolitana, perché significa uno spreco di risorse pubbliche senza che ci sia un ritorno, confacendo un investimento di 160 milioni di euro, 320 miliardi, dicevo, del vecchio conio, che per una popolazione o un bacino d'utenza di 200.000 abitanti è una cifra che non può assolutamente spendersi. Grazie, mi riservo 3 minuti anche per grazie. Lei. Grazie. Dottor Formisani, stesso argomento legato ai trasporti, il verde, la viabilità. La gente sì. Vuole vivere meglio questa città? Fondamentalmente, da quello che esce fuori dalle interviste che lei ha fatto, i problemi fondamentali delle persone sono sempre i servizi, cioè la carenza di servizi, a parte il problema della viabilità, che poi su cui lei, Maria, ha più centrato il problema. Noi siamo, l'abbiamo già detto precedentemente, siamo contro la struttura metropolitana intesa come una struttura pesante, perché riteniamo che nelle dimensioni della città né il budget a disposizione possono essere impiegati per questo. Abbiamo sviluppato un piano, diciamo, di viabilità che prevede appunto dei percorsi molto più semplici e soprattutto un sistema per lasciare fuori le auto che vengono da fuori. Volevo rispondere alla signora che poneva il problema del lavoro, perché tra il è una commerciante che ha perso, sì, che ha perso il lavoro. Devo dire che a Cosenza molti insomma, che anche per problemi legati al lavoro e situazioni, certo, hanno avuto, a parte la crisi. Sì, sì, sì. Non hanno la tutela, né cassa integrazione. Poi di questo ne parlerò anche Cuccione, che è stato anche assessore al lavoro della Regione Calabria. Non hanno la tutela, e la cosa è gravissima. Il problema più grosso, credo che noi ci ritroveremo come città ad affrontare, sarà proprio quello delle tutele delle persone che hanno perso il lavoro e che comunque non trovano lavoro. In questo credo che Cuccione ci potrà dire qualcosa in più su queste cose, però in realtà il problema reale è che il lavoro a Cosenza non c'è, e non possiamo pensare di affrontare questo problema partendo dall'uso del territorio, e quindi dalle realtà che sono già presenti e che possono essere valorizzate. Il lavoro, noi abbiamo fatto un'iniziativa il 1° maggio sul lavoro, sembra che sia stata una delle poche in città fatte, sul lavoro che non c'è e sul lavoro che il comune deve mettere in cantiere, deve creare, non utilizzando i fondi che sono a disposizione del comune dai fondi europei, e soprattutto creando delle realtà produttive che partono dal territorio. Ne abbiamo parlato già parlando del centro storico, ma soprattutto del circondario, cioè valorizzando quelle che sono le realtà esistenti. Io 2 giorni fa ho incontrato per esempio una cooperativa di persone, tra le altre cose persone anche queste dimenticate, nel senso che comunque non sono invisibili? Sono invisibili come realtà produttive,
una realtà che riutilizza il materiale proveniente, diciamo, dai rifiuti, e che comunque riesce a occupare 21 persone, facendo un servizio, tra le altre cose, di tipo sociale. E loro quello che ponevano il problema è che fondamentalmente a Cosenza non riuscivano a lavorare, chissà perché. Grazie, grazie a Formisani. Cosenza in comune. Bene, Carlo Guccione è, diciamo, ufficialmente parte della sua campagna elettorale, credo che televisivamente è la prima uscita ufficiale, in diretta credo, sì, mi pare di sì. Prima uscita. Sì. Bene, la ringrazio. Bene, allora, ha sentito, abbiamo parlato di viabilità, abbiamo parlato di metro tramvia, sabato ci sarà lei al Teatro Guarascio, parteciperà insieme agli altri sindaci? Penso di sì, devo vedere gli impegni che ci sono in l'agenda e farò una verifica. Signori, però sta rispondendo a una domanda in merito agli impegni, chiedo scusa. Poi facciamo dire qualcosa e poi eventualmente possiamo anche dissentire quello che dice, che non va bene, eccetera. Ok, allora andiamo un attimo alla domanda. Abbiamo parlato, ha sentito, lavoro, situazioni legate alla viabilità, alla qualità della vita, i trasporti, la viabilità, un po' di confusione da parte dei cittadini, poca informazione, la politica, ecco. Ma i cittadini avvertono, dalle risposte che hanno dato a lei, avvertono che questa città è in un profondo declino. C'è un dato che è emblematico. Dal 2010 al 2014 Cosenza ha perso abitanti. È l'unica città capoluogo di provincia che perde abitanti. Tutte le altre città, Reggio Calabria, Crotone, Vibo e Catanzaro, hanno aumentato. È la terza città della Calabria. Sì, hanno aumentato gli abitanti. Io parlo, diciamo, di città... Sì. Capoluogo di provincia, sì. Per avere, diciamo, sì, degli dati omogenei. Questo che significa? Che questa città non ha PIL, questa città ha una bassa qualità della vita, una bassa qualità dei servizi, e quindi la gente non ci viene ad abitare. È un fenomeno che dimostra come... Però mi scusi, siccome io lo dicevo agli amici di Iaconiani, sono reggino, vivo a Catanzaro, frequento Cosenza, ma questa qualità bassa della vita non l'ho vista, io inteso sì, nella però, qualità della gente non vedo questo tenore basso. Sì, io credo che una città che si difende e che trae, è da traino per la Calabria, noi Cosenza, stiamo, in questo momento. Noi stiamo ai dati, sì. I dati sono questi. Questo significa... E c'è un sommerso? No, questo significa che non c'è appeal nella città. E quindi questa città è stata governata non affrontando le questioni di fondo che potevano permettere di aumentare i livelli e la qualità dei servizi in tutti i settori. C'è stata una città che ha vissuto di luci, e c'è stata una città che ha vissuto di musica. Ma nei momenti in cui si spegneva la musica e si spegnevano le luci, questa città è apparsa nel suo degrado. Perché se andiamo su Corso Mazzini e ci spostiamo ai vicoli laterali, già è l'inizio del degrado. Se poi andiamo nei quartieri popolari, nel centro storico, ci imbattiamo in situazioni di terzo mondo. Allora questa città ha bisogno di voltare pagina, ma nel senso dei contenuti. Io sono perché si faccia la metropolitana leggera. Perché? Perché il dissenso ci sta, onorevole. Io, il dissenso sì, ci sta. Però mi devo far finire il ragionamento. Sì, finire sì, però il dissenso dice, lei non è d'accordo, loro no. Ma poi io ho contestato. Quando ero giovane contestavo quello. Perfetto, quindi va. Quindi vi prego gentilmente però. Quindi io sono perché la metropolitana, che è un'opportunità, si faccia, nel senso perché? Che non è e non deve essere la metropolitana che collega Cosenza unica e rende, ma deve essere la grande metropolitana che collega Cosenza con Catanzaro. Costruire la più grande... Deve concludere. Un attimo, però se me lo interrompete, io gli devo dare il tempo per rispondere. E datemi questa possibilità. Costruire
costruire la più grande metropolitana del Mezzogiorno su ferro, che collega una città capoluogo di provincia con la città capoluogo di regione, Germaneto con l'unica. Finisco. E poi mi devo devo finire il discorso su questo. È stato fatto uno studio di fattibilità per la costruzione della rete ferroviaria da Cosenza a Catanzaro, che è stata affidata a un'impresa che si è aggiudicata i lavori. Sono stati prenotati 200 milioni di euro sui fondi comunitari per la realizzazione della tratta Catanzaro-Soverina-Mannelli-Cosenza. Noi avremo la possibilità da qualche anno di arrivare in 55 minuti dal centro di Cosenza al centro di Catanzaro, spostando lo sviluppo da nord a sud. Bene. Valorizzando alcuni territori importanti. Grazie. La miseria, mamma che è sudata. Ok. Vincenzo, ha sentito i colleghi candidati a sindaco, ambiente, viabilità, tra l'altro tu cammina a piedi, so che hai molto rispetto per l'ambiente. Cosa ti senti di dire in merito a quello che hai già sentito? In effetti Cosenza non vive un momento buono, ma il fatto che la popolazione diminuisca è dovuto a tante cose. Cioè noi cosentini abitiamo su un territorio molto vasto che è fatto di altri comuni. Cioè il cosentino si è trasferito a Rende, si è trasferito a Mendicino, si è trasferito a Castrolibero, come negli altri comuni della cinta. Questa è Cosenza. Cioè io stesso abito a Castiglione, qualche altro abita, di sicuro ne troverai la metà che non abita a Cosenza. Il problema principale appunto è questo. Cioè noi le nostre risorse le dobbiamo trovare con la nuova legge che c'è sull'area metropolitana. È inutile che ci... è un lavoro molto grosso che si deve iniziare, ma ci vorrà tempo per farlo. Se non lo facciamo, secondo me perdiamo punti, anche perché lo Stato si sta dividendo, c'è Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni. Se vogliamo rimanere al quinto posto, penso che non ce la facciamo. Anche perché con l'area metropolitana abbiamo un'autonomia maggiore, cioè si può legiferare, quindi prendi il posto della provincia in un certo senso. E niente, che ti posso dire? Questo è un mio cavallo da battaglia, ma da sempre. Poi per quello che ho sentito prima, andiamo su un discorso che il comune può fare, non è un postificio che crea posti di lavoro. Su questo ci deve pensare lo Stato. Adesso per esempio lo fanno i 5 Stelle il discorso del reddito di cittadinanza, ma è dal 76 che se ne parla. Per cui sono queste le misure che bisognerebbe attuare per i cittadini in stato di necessità. L'unico modo è questo. Cioè, in Europa, nel mondo civile ci sta lo Stato che pensa a questo. Cioè io penso che lo Stato debba togliere i bisogni dei cittadini. Non può dire cioè che la sussistenza, la sussistenza la deve garantire. Poi per quanto riguarda metropolitana leggera o la metropolitana da qua al capoluogo di provincia, mi sembra una cosa abbastanza strana. Sì, se no noi nel programma alla fine abbiamo messo così per ridere anche, per sciogliere le cose, la funicolare leggera che unisca via Popilia al castello. Cioè, mi sembra un'operazione a cui sarà tolto l'ascensore sostituendolo con le liane. Ripeti. A cui sarà tolto l'ascensore al castello sostituendolo con un sistema di liane. Poi il risciò pesante, due cinesi belli piazzati che ti strascinano da un pizzo all'altro dell'area urbana al modico prezzo di un biglietto Amaco. Poi c'è il ciuccio di quartiere. Un simpatico animale da soma completamente ecologico che va a Biada e ti trasporta comodamente senza fretta attraverso l'intero reticolato urbano, isola pedonale compresa. Grazie, stop. Avvocato Paolini, al di là del ciuccio e delle altre cose, no, seria. No, ma... è vero. Non è giusto che l'hanno cacciato.
Date il microfono, sentiamo il ciuccio. Sentiamo il ciuccio dei signori, prego, ne ha facoltà. Qual è il problema? Una cosa, prego, sì. Tengo io. Allora, io gentilmente volevo dire una cosa al signor Polifemo l'altra volta, che forse c'è stato Polimero, comunque. Allora, all'accento perché... milanese. No, nessun accento milanese. Siccome mia moglie era molto preoccupata, però mi fa lasciare perché se no mi esce il cuoci, non alza neanche il cagione. Allora purtroppo era preoccupato, dice non ti andare a litigare col signor Polifemo. Allora io sono venuto veramente, come si chiama, scusi? Polifemo, il capolito mi chiama Polifemo. Cioè. Io volevo chiedere gentilmente, siccome l'altra volta lei mi ha dato prima del voi, poi del lei e poi del tu, mi indimoni d'accordo, mi dia del lui e andiamo avanti. Grazie, grazie, va bene. Avvocato. Avvocato Paolini. Ormai siete un trio. No, ma diciamo che va bene così, perché poi alla fine cerca un po' anche, serve per stemperare un attimino la tensione, perché poi voglio dire... Tutti noi siamo qui per dare voce a chi non ce l'ha, spesso a quelle persone che abbiamo sentito nel Vox Populi, che gente, per esempio, mi ha preoccupato quella commerciante. Per esempio i commercianti in questa città hanno molte attività e in questi ultimi 4-5 anni hanno perso veramente tanto, non hanno una tutela in questo senso. Ecco, al di là di questo ha sentito viabilità, sì. Ecco, qualcuno parla... Ho sentito pure le proposte del guru. Certo. Prego. Alcune non sono neanche tanto visionarie, quella della funicolare poi in fondo non è neanche tanto visionaria. L'abbiamo realizzata, una l'abbiamo realizzata negli anni 90, le scale mobili che dallo Spirito Santo arrivano a Piazza... No, quelle funzionano ancora, sono le altre quelle che non hanno mai funzionato. Quindi diciamo tante visioni, se si hanno poi possono essere anche realizzate, perché secondo me il problema è proprio questo. Io credo di essere, io anzi sono certo di poter sottoscrivere sicuramente almeno il 90% dei programmi degli altri quattro candidati a sindaco. Non si tratta di enunciare i buoni propositi, tutti quanti li abbiamo e sono quasi tutti uguali. Adesso è il tempo di realizzarle, cioè nel momento in cui si enunciano in campagna elettorale si prende la promessa o anzi la sfida di realizzarle poi dopo quando si ha l'amministrazione. Questa sfida non tutti, anzi negli ultimi 15 anni nessuno è riuscito a realizzarla. Questo è il dato vero che evince dalle interviste. Non tanto i problemi che sono della città, che sono di tutte le città del sud. Il lavoro, la viabilità, se lei va a fare un'intervista, direttore, a Benevento, a Campobasso, a Lecce, le dicono la stessa cosa. Il lavoro, la viabilità, la vivibilità, che è un concetto generico che comprende certo. Tutte le questioni del comune. Il dato vero è la distanza tra i cittadini e le istituzioni, e i candidati, il momento elettorale, non gliene importa niente a nessuno. Dicono vinca il migliore, ma che vuol dire vinca il migliore? Il migliore sono loro che lo decidono con il voto. Vinca il più forte, che non è la stessa cosa di vincere che vinca il migliore. Perché deve vincere il più forte? Perché il più forte ha sempre ragione. Non c'è una vicinanza ai problemi veri della città e alle istituzioni. C'è una distanza enorme tra i cittadini e noi. E questo è determinato dal comportamento da una deriva purtroppo dei partiti, della politica, e la politica formatasi sul quiz, sì o no. Io non so quanti di questi ragazzi che applaudono stasera, quando saranno più grandi, saranno contenti di essere governati dalla politica del sì o del no e non da quella della discussione e del confronto. A me piace invece. Io sono d'accordo con... Sono fortemente d'accordo. Io andrò sicuramente al convegno sulla metropolitana, non perché io non abbia un'idea che me la devo formare, io ce l'ho una mia idea sulla metropolitana, ma non la enuncio come quello che sarà realizzato sicuramente se io dovessi essere sindaco, perché su queste questioni, la metropolitana, l'ospedale, troppe volte si è parlato e si è deciso fuori dai luoghi istituzionali, dove devono essere prese le decisioni. Questi luoghi istituzionali, per quanto riguarda un comune, ad esempio, è il Consiglio Comunale. Le decisioni invece si prendono ovunque, tranne che nel Consiglio Comunale. Nell'ultimo Consiglio Comunale al quale io ho partecipato, le posso assicurare ai telespettatori che non si è mai discusso di nessun argomento che potesse interessare, per esempio, la trasmissione di oggi. Mai del lavoro, mai del commercio, mai dell'ospedale, mai della metropolitana.
di niente si è discusso, tranne di chi doveva essere il presidente di una commissione o di una sottocommissione o i biglietti dello stadio o queste cose qua. Non si è discusso mai di altre questioni importanti. Io sono per questo metodo invece, che allontana i cittadini. E sul welfare, per esempio, sullo stato sociale, concludo, non è vero che non si possono fare le cose, perché quando dico è il momento di realizzarle, poi bisogna metterle in pratica. Io leggo oggi, dico soltanto una cosa interessante a beneficio della discussione per tutti quanti, leggo oggi, ad esempio, che nell'emendamento Bella Scuola il governo ha inserito una provvidenza di 1000 euro a studente per le scuole paritarie, cioè quelle private, a beneficio degli insegnanti di sostegno per i disabili. Mi domando, e riguardano i comuni queste cose, perché il governo non lo fa per le scuole pubbliche questa cosa? Dal momento che la scuola paritaria ha sicuramente diritto di esistere, io la difendo, ma come dice la Costituzione, senza oneri per lo Stato. Per quale motivo c'è questa preferenza? Grazie Paolini, grazie. Bene, allora è arrivato un messaggio che riguarda, un attimino lo leggiamo subito, che riguarda precisamente Mario Chiuto, il messaggio del portavoce Mario Girato, Carolino, sono Iole Perito, l'addetta stampa di Mario Chiuto, come ti aveva già preannunciato personalmente l'architetto, non gli sarebbe stato possibile questa sera essere lì in studio nella tua trasmissione per impegni già concomitanti, però eravamo rimasti che mi avrebbero confermato con un comunicato all'ultimo momento, perché fino a questa mattina io attendevo questo comunicato. Ti chiedo scusa della mancata nota al riguardo, che dipende esclusivamente dai ritmi intensi di questa giornata di campagna elettorale. Grazie per il tuo invito, un saluto a te e ai tuoi ospiti, a tutti i telespettatori, a presto e buon lavoro. Bene, questo è quello che hanno risposto. Io aspettavo da Vincenzo o da altri, Alessandro, ma dallo stesso ha detto stampa, un comunicato, perché noi il comunicato poi dobbiamo rispondere per la par condicio al Corecom in merito al candidato che non è venuto. Quindi io ne prendo atto e comunico al Corecom questa nota che mi hai mandato. Grazie e buon lavoro. Pubblicità, torniamo tra poco. Il vino non si beve soltanto, si osserva, si gusta, si sorseggia e se ne parla. De Caro Conca dei Valdesi, De Caro Vigna della Corte, De Caro Feudi del Duca, De Caro Borgo di Valdo. Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia di vino, perché la vita è troppo breve per bere vini mediocri. Io scelgo De Caro. Via Strittoli 1, San Vincenzo La Costa, Cosenza. Info 0984 40 42 08. Top Flight, da sempre soddisfa la tua voglia di dolce o salato. Da 10 anni offriamo il meglio dei nostri prodotti, preparati artigianalmente con materie di prima scelta. Ti sapremo deliziare in qualsiasi momento della tua giornata. A colazione e non solo, con i nostri gustosi e giganti cornetti a lievitazione naturale. Varietà e creatività danno vita a piatti sfiziosi per degustare i nostri squisiti aperitivi. La nostra pasticceria è rinomata per la bontà e per la finezza delle creazioni proposte. La gelateria vi conquisterà con la sua originalità e prelibatezza. Nella sala privata, raffinata ed elegante, potrete festeggiare eventi e ricorrenze speciali. Siamo specializzati nel servizio catering, con tutte le nostre bontà fresche, genuine, dolci e salate. Top Flight, sorriso e qualità. Top Flight, ti aspettiamo a Cosenza in via Guglielmo Marconi 110, info 0984 39 48 68 e rende via Louis Braille 15, info 0984 83 76 27. Gruppo Cesario. Trasformiamo i tuoi desideri e le tue emozioni in scelte consapevoli. Da 30 anni progettiamo e realizziamo impianti tecnologici, garantendo i più alti standard di innovazione e risparmio energetico, seguendo il cliente anche nella fase post vendita. Il costante investimento nella formazione del personale tecnico specializzato, la cura dei dettagli e la certezza della qualità rendono il Gruppo Cesario un punto di riferimento nel settore, offrendo al cliente un vero e proprio servizio su misura. Gruppo Cesario, via Marino 94, Zumpano Cosenza. Info 0984 41 38 35 www.cesarioimpianti.it. A
Avete intenzione di rinnovare infissi e serramenti ma non sapete a chi rivolgervi? Walter Cozza SRL, azienda leader presente sul mercato da oltre 30 anni, è in grado di progettare e realizzare serramenti ad elevato isolamento termico in PVC, in alluminio a taglio termico, nel sistema misto alluminio-legno, ma anche profili freddi per vetrine e negozi. E ancora strutture blindate, facciate continue, infissi curvi e scorrevoli, in un'ampia varietà di colori. Walter Cozza SRL, concessionario dei marchi Aluplast Secco, è in contrada Puonzo Pantano Valentino, nella zona industriale di Rende. Telefono 0984 40 40 13, www.waltercozza.it. Bene, ritorniamo in diretta di nuovo e... io vorrei invitare, anche perché diamo la possibilità, mi manca un candidato, Vincenzo è andato via? Cioè, ok. Bene, abbiamo la possibilità anche di passare dei numeri delle telefonate in diretta, 393-7728-223, la Calabria, ma Cosenza, la sua provincia, chi vuole partecipare può intervenire. In questo momento ci guardano dalla Basilicata alla Sicilia, ma il dibattito è normale, che è un dibattito dello speciale elezioni. Io parlo della politica calabrese che sta ruotando intorno a Cosenza. Ripartiamo di nuovo da Coscarelli, dal 5 Stelle, e quindi sentiamo un attimo con i tre minuti che dedichiamo a tutti i candidati. Allora, prego, puoi partire. Desidero, posso? Sì, prego. Vado. Desidero fare immediatamente delle valutazioni. Ah no, volevo precisare una cosa, perché un signore mi ha detto che gli applausi di quelli di 5 Stelle e quelli di Paolini si sentono di più. Sono di meno quelli del Partito Democratico. No, gli ho detto che non ci sono microfoni che amplificano l'applauso del 5 Stelle o di Paolini. È la passione, è probabilmente, è un fatto di schiacciamento. Passione e di schiacciamento di mani. Tutto qua, volevo precisare questo. I microfoni non ce ne sono, è aperto a tutti. E quindi... Non so se te la ricordi, che sì, c'era l'applauso che alzava... Bene, sette voci. Allora andiamo. Allora parto. Prego. Sì, riparte in questo momento. Alcuni dei dati che dicono come questa Calabria scenda sempre più giù. La volta passata ci fu un discorso con Mario Chiuto per quanto riguarda la posizione di Cosenza circa la qualità della vita. Sostenevo Chiuto che aveva guadagnato 86 posti rispetto alla graduatoria precedente. Ebbene, ciò non è complessivamente vero, perché questo parametro esiste solamente per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, perché Cosenza complessivamente, su tutta la parametrizzazione della qualità della vita, che è composta da circa 20 tabelle, si trova posizionata al 98esimo posto e dal 101esimo posto c'è Reggio Calabria. Quindi non vedo quali grandi vittorie si possano accampare a fronte di questa proposizione. Tutto ciò risulta pubblicato sul Sole 24 Ore del 22 dicembre del 2015. Andiamo alla popolazione della Calabria. In 10 anni ha perso 178.923 abitanti e oggi si posiziona al di sotto dei 2 milioni di abitanti. Parliamo di occupazione. Per questo motivo ha perso anche parlamentari. Parliamo di università. Su 9.393 studenti universitari, ben il 37% va a studiare in altre università, con un ulteriore depauperamento del tessuto sociale della Calabria e di Cosenza. Perché ogni studente universitario costa allo Stato 10.000 euro, quindi non solo si formano fuori, non solo le famiglie spendono soldi, ma andiamo ad arricchire chi già stava bene. Si firmano tutti i programmi, che cosa volete? Questi programmi li abbiamo sentiti mille volte, però se Cosenza e la Calabria si trovano in queste condizioni, chi ci ha governato prima? La vecchia politica, che oggi si è ridotta purtroppo, ahimè, in tribù, mi sia consentito questo termine, è certamente non in grado più di poter far sollevare le sorti di questa regione. Mi si parla di metropolitana, addirittura Catanzaro-Cosenza è fantasmagorico. Nel momento in cui flette la popolazione, trasportiamo chi? Scusatemi, l'aria, i topi, che cosa? Se non abbiamo un collegamento dall'aeroporto di Lamezia alle città limitrofe, che significa Cosenza, che significa il Tirreno, vogliamo fare forse turismo in queste condizioni?
quando costa 30 euro la navetta per arrivare da Cosenza all'aeroporto di Lamezia e 5 euro dall'aeroporto di Bergamo fino a Milano Centrale. E questo è il modo di far sviluppare una città. E ancora, i fondi europei, caro Cuccione, appena conclamati dalla regione Calabria, parlano di borse di studio per fare che cosa? Clientelismo, ancora clientelismo, con 5 milioni di euro stanziati dal 2014 al 2017. Perché non li spendiamo diversamente? Perché non assistiamo start-up con questi soldi? Perché non ne diamo metà per far consumare ai migliori giovani i tacchi, così come ha fatto Barcellona, per poter poi utilizzare i fondi europei? È questa la sfida, è qua che noi vi invitiamo a competere. Noi 5 Stelle, che non abbiamo prima governato, siamo pronti per... Grazie, grazie. Beh, dottor Formisani, ha sentito che 5 Stelle qui corre con i numeri, e ha contrastato quello che ha detto Cuccione in merito alla... Io sul fatto della metropolitana. Prego. Che porti fino a Catanzaro, c'ho dei dubbi comunque, anche perché noi non abbiamo i trasporti idonei né in città né nel circondario. Devo dire sinceramente, non è una discussione questa che mi appassiona. Io credo che i problemi delle persone siano i problemi della città. I problemi della città sono quelli che stiamo dicendo da parecchio tempo: la rete dei trasporti, il problema del lavoro. Non è vero che il comune non... Queste sono delle... mi lasci passare il tempo, delle fesserie. Chi ha detto che il comune non può spingere e trovare lavoro? Se fosse così, il Comune cosa farebbe? Leggerebbe solamente gli atti? È come il problema della sanità. Perché il Comune è passivo ed è assente dai problemi della salute pubblica? Qua si dice sempre che il Comune non ha potestà su queste cose. Non è vero, sono dei falsi, servono per sviare le discussioni su problemi che non sono reali. Il comune può e deve effettuare tutti gli sforzi per trovare lavoro in una regione dove il 65 e più per cento della popolazione giovanile è senza lavoro. Altrimenti che cosa ci sta a fare? Che cosa amministra? Amministra le pratiche? Non credo. La stessa cosa vale per la sanità. Il comune c'ha il dovere di intervenire sui LEA, sui ticket, ha questo dovere, non è che è una sua prerogativa, è un dovere, come deve intervenire sull'operato dei direttori generali. Noi abbiamo avuto una serie di problemi in sanità e dappertutto, che i politici perché a un certo punto io sento dire: la città è una città che comunque è depauperata, però voglio dire, ci deve essere stato qualcuno che l'ha governato fino adesso, non sono solamente gli ultimi 5 anni, no, credo che ci sia un problema reale. Noi abbiamo una città che è stata mal governata da tempo, e questo spiega perché la città si è spopolata, perché i nostri giovani vanno fuori, perché le nostre signore o i nostri signori sono senza lavoro, perché la sanità da noi è così penosa. E qua ancora si continua a ragionare sul fatto se c'è necessità di un ospedale nuovo. Certo che c'è bisogno di un ospedale nuovo, ma non sarà quello il problema. Sicuramente non è il problema l'ospedale nuovo. Noi dobbiamo rimettere a posto l'ospedale senza spostarlo, secondo me. Dobbiamo rafforzare la rete territoriale, dobbiamo evitare che la gente paghi dei ticket che spingano verso le strutture private, perché la nostra è una sanità privata ed è inefficiente nonostante sia privata. La nostra è una sanità che pullula di privato, e ciò nonostante è così in basso. Va bene, perché non risolve i problemi delle persone. Grazie, prego. Grazie dottor Formisani. Andiamo con Carlo Cuccione. Ha sentito parlare di sanità privata, e tra l'altro uno dei temi che lei, diciamo, per quanto riguarda la sanità, spesso i comunicati stampa, quello che lei ha discusso, è un argomento che le sta molto al cuore. Ha sentito i dati, quello che ha detto Coscarelli. Prego.
Può rispondere, è partito il tempo. Ma il comune è il sindaco della città capoluogo di provincia, è il presidente della conferenza dei sindaci prevista per legge, che deve dare il parere di congruità sul bilancio sia dell'ASP che dell'azienda ospedaliera. Quindi il presidente della conferenza dei sindaci può dare un grande contributo sia di proposte che anche di pressione rispetto all'ufficio del commissario, rispetto al Dipartimento Salute della Regione Calabria. In questi anni non c'è mai stata un'iniziativa a difesa della sanità cosentina da parte di Occhiuto, anzi, mentre venivano tolti anche i finanziamenti, quelli pro capite che si danno per abitante, Cosenza veniva altamente penalizzata. E i servizi e i LEA, i livelli essenziali di assistenza, in questa provincia sono fortemente, in questa città sono fortemente compromessi. Io credo che si debba fare anche qui il nuovo ospedale, potenziando. Un attimo, fatemi, scusate, però io, il tempo è partito, io gli devo recuperare, scusi, no, io penso che... No, un attimo, scusi Carlo, recupera il tempo, mi scusi. Sì, certo. Se interrompete, ve lo dico con affetto, perché poi avete anche le vostre ragioni a dire che non siete d'accordo, però recupero il tempo, capito? 15 secondi. Io credo che... Recuperiamo 20 secondi, prego. Il nuovo ospedale si debba fare e si farà. Anche perché venerdì è stato firmato il patto per la Calabria tra Renzi e Oliverio e sono stati stanziati 245 milioni di euro. Ovviamente in tutta questa discussione non vorrei che qualcuno fosse contro Cosenza indirettamente rispetto a importanti infrastrutture che possono essere messe in campo. Parlavamo di metropolitana regionale. Scusa Carlo, però la politica regionale ruota intorno a Cosenza, non credo che qualcuno ce l'abbia con Cosenza, no, dico, visto che la governata no, noi. Dico. Scusa. No, un attimo, no. Non è una polemica. Siccome siete al governo nazionale, siete al governo regionale, avete in mano il potere, credo come che... Come infatti Lino... I finanziamenti stanno arrivando. Perfetto. Quindi io dicevo un'altra cosa. Chiedo scusa, c'è qualcuno che pensa di difendere Cosenza opponendosi a questi tipi di interventi. Okay. Questa è la questione. Perfetto. Questa è la grande questione. Non vorrei che i nemici di Cosenza fossero quelli che a Cosenza vogliono che non arrivi nulla. Ecco, noi però abbiamo potere, però questo. noi abbiamo silenzio per favore. Noi per abbiamo favore. Un grande progetto. Per favore, silenzio. Noi abbiamo un grande progetto che è quello della grande Cosenza. Io credo che questa legislatura che si apre deve essere una legislatura costituente. Cioè noi dobbiamo arrivare anche attraverso l'utilizzo del referendum alla città unica. Alla città unica che silenzio. Alla città unica che faccia e realizzi il comune unico dell'area urbana. Partendo da Cosenza rende e Castrolibero. Noi abbiamo bisogno. Per favore. Noi abbiamo bisogno di fare tutto questo. 10 perché, secondi. Perché altrimenti rischiamo di Scusa Carlo, la interrompo, però scusatemi signori, no. Un attimo. Perché se avviene poi la stessa. Silenzio per favore, se avviene la stessa cosa col candidato Coscarelli non vi potete lamentare, perché in questo momento, devo dire la verità, non ha parlato bene, non riesce a dialogare, non esprime neanche un concetto, perché qualunque cosa esprime viene contestato. E allora facciamogli esprimere il concetto Lino. E probabilmente poi lo contestiamo tutti una volta, ma se viene interrotto ogni secondo diventa un problema. Io ritengo che sia un fatto di rispetto delle regole nei confronti del candidato, perché... tutto qua, chiedo scusa. Un minuto per recuperare, grazie. Lino, io credo che l'intolleranza e la mancanza di esercizio al dibattito, al confronto, anche aspro, dimostra che la pochezza del progetto politico che qualcuno vuole mettere in campo in questa città. E sarà sicuramente sarà bocciato dagli elettori, perché
i cosentini sono così intelligenti che sapranno anche distinguere come ci si comporta in una democrazia. Poi Cosenza, qualcuno la dimentica, è stata, ed è l'Atena della Calabria, quindi è del confronto, del dibattito, anche aspro. E io ci sono abituato. Qua noi stiamo mettendo in campo un progetto, che è quello della grande Cosenza. Io penso che la grande Cosenza si debba realizzare in questi ultimi, in questa legislatura, stavo dicendo, attraverso una fase costituente che deve portare anche un referendum perché i cittadini possano decidere e esprimersi sulla realizzazione della città unica. Perché questo? Perché in Calabria c'è una novità, è nata la città metropolitana qui di Reggio Calabria, quindi rischiamo una sorta di marginalizzazione della Calabria del Nord se non realizza una grande città, una grande città insieme a un'area vasta per permettere di dialogare sia col governo nazionale che con la regione. Bene. Altrimenti se non facciamo questo, e chiudo, noi rischiamo di essere messi ai margini. Perfetto, grazie, grazie Carlo Cuccione. Vincenzo Iaconiani, prego. Alla fine devo parlare di nuovo di area urbana, mi sembra un po' impreparato. Perché la legge parla chiaro, parla di una popolazione di 250.000 abitanti per fare la città metropolitana. Quindi non è una costituente. Ho capito, ma non serve a niente. Dimmi perché, scusa. Allora, con la conurbazione. Appoggialo qua. Con la conurbazione tu non è che fai la grande Cosenza, cioè i problemi rimarranno uguali. Cioè in questo modo voi volete mantenere il non potere... Non può dialogare col candidato. Ho capito, devo rispondere. Può rispondere, ma non dialogare perché poi il tempo suo se lo prende lui e quindi è un problema per lei. Ok, no, dai. Volevo solo puntualizzare che la legge parla chiaro, punto. Andiamo a leggere e vediamo com'è. Il referendum c'è per, casomai, la municipalità, le municipalità adottano la città metropolitana. Ma si può partire dal basso perché ci può essere un comitato che obbliga poi le municipalità a fare l'area urbana. Poi non so la domanda su cosa era. Perché no, era legata all'argomento legato alla sanità, visto che in qualche maniera... Che poi... Per quanto riguarda la sanità, il sindaco è la maggiore autorità che c'è sul territorio, però poi c'ha le mani legate perché non può nominare quello, non può nominare quell'altro, c'è la Spinmezzo, c'è la regione, ci sono tante cose. Quindi non è che il sindaco è la maggiore autorità che c'è sul territorio per quanto riguarda la salute pubblica. Dopodiché, per esempio, ospedale sì, ospedale no. Sì. Noi siamo, abbiamo detto, cemento zero. Andiamo a vedere che cosa serve veramente. Migliorare quello che abbiamo, non sprecare i soldi. Cioè, dobbiamo vedere effettivamente quello che serve. Poi per quanto riguarda il discorso dei posti di lavoro, non posti di lavoro, che il comune appunto non è un postificio, tramite i POR, tu e tramite i servizi, lanci dei bandi per cui... le associazioni sul territorio che ci stanno già, che si mettono insieme a cooperare, devono fare praticamente attuare una società nuova, per cui poi l'Europa, dopo che tu hai fatto partire la società nuova, dove il comune partecipa con un impiegato suo, perché a costo zero in questo caso, avendo pure degli esuberi di personale, naturalmente tu avrai un aumento del PIL cittadino in quanto hai fatto posti di lavoro, ma sono società private, tu comune non ci metti nessun dirigente, non ti costa nulla, anzi ti arrivano i soldi a te e alle associazioni perché hai prodotto una società nuova. E quindi incassi dei milioni di euro perché hai fatto nascere delle società, incassi delle retrocessioni maggiori perché hai aumentato i posti di lavoro e quindi hai aumentato l'IRPEF. Cioè tutto qui, a costo zero per il comune. Grazie, grazie, grazie Vincenzo, Guro Iaconiani, grazie. Ha sentito, chiedo scusa, ha sentito cosa ha detto Formisani in merito alle cliniche private, al privato, alla sanità che deve essere pubblica? Una buona sanità, dice Formisani, non deve essere privata perché deve garantire la salute a tutti, deve garantire a tutti, anche se poi e anche i privati possono... Il pubblico può andare anche ai privati perché sono riconosciuti dal sistema sanitario nazionale. Prego.
Sì, io l'ultima parte, Guru parla troppo difficile per me, quindi non interloquisco su quello che ha detto lui. Per quanto riguarda la domanda, sì, io sottoscrivo al 100% quello che ha detto Formisani e concordo naturalmente anche con tutte le osservazioni della parte, diciamo, distruttiva degli interventi di Gustavo e anche di quelli fino a ieri di Carlo nei confronti delle omissioni regionali. Le mie osservazioni però devono anche contenere la parte costruence di un'amministrazione. Bisogna anche dire che cosa vogliamo fare. Per esempio partiamo dalla sanità. La sanità è un campo, tutti quanti hanno detto che il sindaco è la prima autorità, ma che cosa può fare? Sicuramente, Valerio, forse ti è sfuggito, non può fare niente per i LEA che li stabilisce il Ministero e neanche per i ticket, perché la compartecipazione alla spesa sanitaria è stabilita dal Parlamento. Può fare altre cose però, può fare ad esempio il CUP, il Centro Unico di Prenotazioni, può fare le strutture intermedie per i malati psichici e quella è una parte importantissima, perché le famiglie dei malati psichici sono abbandonate a se stesse, perché con l'introduzione della legge Basaglia, legge civile, modernissima e sacrosanta, e però c'era la necessità che i comuni intervenissero sulle strutture intermedie tra l'ospedalizzazione nel momento acuto e la famiglia che deve magari badare a una persona che purtroppo ha dei problemi. Bene, queste strutture non ci sono. Perché non le fa il sindaco? Perché è distratto da questa cosa? Io penso che il sindaco possa fare una cosa del genere, così come può fare il registro delle vaccinazioni, il registro dei tumori, tutte cose che competono a un'amministrazione comunale. E compete all'amministrazione comunale non nominare il direttore generale dell'azienda sanitaria o dell'azienda ospedaliera, ma dare il giudizio sul loro operato e chiederne addirittura la rimozione. Basta leggere la legge e vedere che cosa si può fare. Quindi può fare tante cose. Sull'ospedale, e chiudendo sulla sanità, chiudendo brevissimamente queste pillole sulla sanità, io starei attento ad usare un po' di manicheismo sull'ospedale. Dobbiamo implementare quello vecchio, fare quello nuovo. Anche questo è un tema che secondo me deve discutere attentamente il Consiglio Comunale, facendo però non delle valutazioni così di principio, un po' manichee, un po' diciamo così generiche, guardando le cose che ci sono. Oggi l'ospedale dell'Annunziata, se pensiamo a quando è stato costruito, insisteva su un'area che oggi potrebbe essere per esempio Vagliolise. L'ospedale dell'Annunziata è stato costruito negli anni 20 da Tommaso Arnoni, un amministratore molto illuminato, ed era su un cucuzzolo lontano dalla città, facilmente raggiungibile, con un'area vasta, con delle palazzine che ne facevano in quell'epoca un nosocomio, un nosocomio modernissimo, e fece anche delle assunzioni naturalmente, e anche là implementò ovviamente il lavoro come si deve fare adesso. Oggi noi siamo sicuri perché per esempio l'ospedale dell'Annunziata non ha l'accreditamento istituzionale, quindi siamo sicuri, devo chiudere, poi ho altri argomenti, sì, però me li riservo per dopo. Bene. Siamo sicuri che questo ospedale abbia tutte le condizioni tecnologiche, strutturali, organizzative per poter essere migliorato nel luogo dove è? Io non grazie, ne sono grazie, tanto sicuro, avvocato Paolini. Ma vorrei discuterne. Grazie. Vorrei discuterne senza pregiudiziali in un consiglio comunale dove parlano gli esperti e dove ci dicono le cose e dove poi la politica fa il suo mestiere, decide e si prende le responsabilità e i meriti delle decisioni. Bene, grazie all'avvocato Paolini, grazie. Allora, prego il pubblico gentilmente di rimanere seduto perché solo 2 minuti di interruzione pubblicitaria. Riprendiamo in diretta da Cosenza, da Italian Hotels, ogni venerdì dalle 21.15 alle 23.30 con i dibattiti. Prossima puntata dedicata ai candidati al Consiglio Comunale. Ne invitiamo 12 a rotazione. Si continua, tra 2 minuti si ritorna. Number 699 Sierra Alfa, torre di controllo. Pista libera per l'atterraggio tra 1 ora e 15 primi. Caffè Guglielmo. Troppo buono per aspettare.
vecchio amaro del capo. Freeze your moment. MKE, servizi integrati di depurazione delle acque, per pubblica amministrazione e privati. Numero verde 800 12 97 34. È una tra le stazioni termali più moderne ed efficienti d'Italia, ricca di strutture per il termalismo ed il tempo libero, con due stabilimenti di cura, lo splendido parco termale Acquaviva, il centro benessere, gli alberghi, l'animazione, la palestra e inoltre un efficiente centro per cure di fisioterapia e riabilitazione. Naturalmente, stiamo parlando delle Terme Luigiane. Terme Luigiane, emozioni di benessere. Naturium, cibo e natura, o meglio, bio per tutti. William, cosa ci proponi? Sì, esatto, l'assortimento più vasto al prezzo accessibile. Partiamo dai latti e le gallette, latti vegetali, abbiamo i yogurt, le alternative per vegani e vegetariani, la frutta fresca con scarichi giornalieri, solo esclusivamente biologica, tutta tracciabile italiana. Abbiamo anche i semi, la frutta secca, per poi passare al reparto colazione con biscotti, fiocchi, riso, succhi e marmellate, veramente ce n'è per tutti, i grani antichi, la pasta e le farine, e da poco abbiamo introdotto anche il pane, fatto con farine calabresi, macinata a pietra e cotta a forno a legna. Abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi, tutto esclusivamente certificato biologico. E adesso dove mi porti? Ora Lino, ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza, marchio NaturaSì. Andiamo. Buonasera, siamo all'interno del gruppo Cesario, ci hanno chiamato perché già promuoviamo impianti Cesario e legna edilizia, un grande gruppo. La novità è Climanet, e quando parliamo di Climanet parliamo di impianti e di energia rinnovabili. E quando ho letto la tua casa raffreddata con il sole, qui se ci ragionate amici da casa, la tua casa raffreddata col sole, qui sono impazziti tutti. No, perché si può risparmiare fino all'80% sulla bolletta, e vediamo come. Buonasera Franco, cos'è Climanet? Buonasera e benvenuto. Climanet è una società di ingegneria che progetta e realizza impianti tecnologici. E qui c'è l'ingegner Giusy Suppa che ci dirà subito come si risparmia. Si risparmia installando e realizzando impianti ad energie rinnovabili, quali il solar cooling, che è appunto la tecnologia che ci permette di raffreddare utilizzando il calore del sole, o impianti geotermici. In questo caso invece quello che si sfrutta è l'energia captata dal terreno. Bene, in questo caso, parlando di solar cooling, c'è un macchinario. Certo, perfetto. E si chiama come? Assorbitore, che attraverso un processo chimico permette di trasformare il calore in fluido termovettore freddo, che permette poi di climatizzare i locali, gli ambienti. In questo caso invece del geotermico parliamo di una sonda che va giù, Franco. Il geotermico invece è realizzato con delle sonde, che vanno a captare il calore termico del terreno fino a una profondità di 100-150 metri a secondo l'efficienza del terreno. E quindi mantenendo la stessa temperatura? La stessa temperatura costante, senza influenza climatica esterna. Stagione invernale, stagione estiva. Sì. Quindi l'innovazione è proprio questo. Ma quando parliamo di riqualificazione energetica degli impianti, in che cosa consiste? Perché sono già impianti esistenti anche in alcune case. La riqualificazione energetica non è solo rifacimento di impianti, è anche sostituzione delle sole semplici apparecchiature. E molto, anche con una banalissima caldaia tradizionale, con una caldaia ad alta efficienza, caldaia a condensazione. Ecco, poi c'è l'agevolazione fiscale. Certo, perfetto, è possibile usufruire di agevolazioni fiscali, quali quello del 65%, che è prettamente riferita alla riqualificazione energetica, oppure 50%, che è quella della ristrutturazione, e adesso è partito il conto termico. Anche qui ci sono una serie di interventi di efficientamento energetico che vengono finanziati dal GSE.
Beh, perché no? Allora, Climanet, perché si può rinnovare il tuo impianto, ma non solo, c'è gli impianti ad energia rinnovabile, geotermica o solar cooling dal freddo al caldo. Una grande novità firmata Climanet del gruppo Cesario. Bene, torniamo in diretta con la trasmissione e sentiamo un attimo di nuovo, partiamo da Coscarelli. Ecco, si parla tanto di turismo e cultura, come utilizzerebbe queste due tematiche legate allo sviluppo della città di Cosenza per fare diventare anche un'attrazione economica sotto questo aspetto? Il turismo, quindi cosa possiamo fare e che cosa vi propone? Il turismo fino a oggi, che è una delle risorse, anzi è l'unica risorsa. Voi esistono dei percorsi turistici a Cosenza? Esiste un percorso dove se arriva un signore il percorso è il centro storico, il castello? C'è un... Io ho notato a volte girando che quando arrivano... Cioè, volevo sapere sotto questo aspetto la città è attrattiva? No, in questo momento la città è fredda, okay, pur avendo le potenzialità per poter attrarre. Ma la parola turismo da noi è usata e abusata, ma nel vero significato non è stata mai attuata. Perché turismo non è solamente il belvedere oppure le bellezze naturali che fanno turismo, ma è anche l'enogastronomia, è anche la storia, sono le emergenze architettoniche. Ma queste vanno strutturate in un certo modo e vanno trattate in un certo modo, che significa fare marketing. Ma qui fare marketing non si sa ancora che cosa possa significare e che cosa bisogna fare. La regione è completamente negligente sotto l'aspetto del turismo. La prima cosa per fare turismo è l'infrastrutturazione, ma chiediamoci, la Calabria è infrastrutturata? Parliamo di metropolitane, ma se mi manca la navetta fino alla Lamezia dove posso andare, quale turismo posso fare? Oppure se devo prendere un treno da Paola fino a Cosenza, magari arrivo con la freccia bianca o altro e poi devo aspettare 20 minuti per prendere la navetta che mi porta a Cosenza. Ma se non si risolvono questi problemi dei trasporti non si può fare turismo. Io volevo aggiungere anche qualcos'altro in merito alla sanità e a tutto ciò che riguarda un po' questo sistema di opere che bisogna fare per migliorare la qualità dei servizi e della vita dei calabresi. Si parla di costruire un nuovo ospedale per 226 milioni di euro, se non vado errati, come investimento. Qua si parla solo di cifre, si parla solo di contenitori da realizzare, ma non ci si chiede per quale ragione il 25% dei pazienti va fuori Calabria. Bravo! Per agevolare che cosa e chi? Noi spendiamo, se non vado errato, 400 milioni di euro per altre strutture. E allora, perché non valorizzare quello che c'è? Se noi vogliamo costruire un altro ospedale, qui io sarei molto curioso, se dovesse ciò succedere, per esempio leggere quello che è il piano particellare d'esproprio, per vedere quali sono le ditte da espropriare, per sapere quali vantaggi qualcuno va a conseguire. Non si può sparare cifre di rilevanza nel momento in cui l'economia queste cifre vuole destinarle a ben altro e a creare quell'occupazione che ci si chiede attraverso le interviste che lei ha fatto. Ebbene, il turismo questa occupazione la può dare, ma va fatta sinergicamente con gli operatori, va fatta innanzitutto con l'università, c'ha delle facoltà, e allora perché non si rapporta anche al nord? Perché, come dicevo altre volte, quando c'è la fiera del turismo a Milano, bellissimo stand il nostro, però non parlano inglese, che cosa vanno a fare i dipendenti regionali, amico Cuccione, trasferte, non c'è bisogno di tutte queste cose per poter fare turismo. Che poi l'ospedale Annunziata sia nata nel 1920, laddove ha detto l'amico Paolini, è una verità, ma nel 20 Cosenza era nata su un piano che si chiama Camposano, dove le strade principali erano quelle costruite nel periodo prefascista e che era Viale Trieste, che è il centro storico, oggi periferia storica. Che cosa vogliamo riproporre? La stessa storia col nuovo ospedale a Vagliolese? Privilegiamo i contenuti, non i contenitori. Grazie, grazie. Grazie, Coscarelli. Prima di passare a Formisani, una telefonata. Pronto, buonasera. Chi è in linea? Buonasera. Buonasera, senta, io premetto che non sono un cittadino di Cosenza, ma sono della provincia di Cosenza. Da dove chiama?
Da Fagnano Castello. Fagnano Castello, prego. Sì, sto ascoltando con piacere il dibattito dei candidati a sindaci. E volevo far notare al dottor Coscarello, avvocato Coscarello, non so, ingegnere Coscarello, che forse gli sfugge un particolare. Ingegnere Coscarello, quando, prego. Sì. Quando parla di metropolitano, di navetta, che io condivido in pieno il suo discorso, forse gli sfugge il particolare che l'onorevole Guccione è favorevole alla metropolitana e all'ospedale, perché forse deve fare delle altre promesse. Queste proposte gli servono come un trampolino per promettere posti, perché al mio paese, durante la campagna elettorale delle ultime regionali, ha promesso 90 posti. Questi 90 posti qualcuno... No, no, chiedo aspetta. Scusa, chiedo scusa. Sì, come si chiama lei? Scusi, come si chiama? Chiedo scusa, come si chiama lei? Allora probabilmente no, scusi, la metropolitana... Amico mio, no, un attimo. Perché questo, no, questo fermo, signore ascolti. Funzione, no, ascolti, no, ascolti, mi deve ascoltare. Sì. Io non la taglierò mai, perché io applico l'articolo 21. Come si chiama lei? Sì. Nome e cognome. Vabbè, non è importanza. E come no? No. Io le spiego. Ho detto che chiamo da Fagnano Castello, come mi chiamo, non importanza. Guardi, lei sta parlando con Lino Polimeni, che ci mette la faccia tutti ce i giorni. Ce l'abbiamo al centralino. Anche se ce l'abbiamo al centralino, il suo nome e cognome, ma se lei ha il coraggio delle proprie azioni, di quello che dice, deve dire anche il nome e cognome, capisce? Questo è il punto, la ringrazio, grazie. Allora, quando ho chiamato in diretta questa trasmissione, non serve accusare, o anche se noi per motivi di legge, perché noi abbiamo il recapito telefonico, il nome e il cognome, ma per un fatto di rispetto da chi si rivolge uno, dice sono Lino Polimeni, dico che questa cosa che tu stai facendo è sbagliata, è un fatto di correttezza, è un fatto di rispetto dell'interlocutore che accusa in quel caso, questo era solo un fatto per chiarire che chi fa la televisione la deve saper fare e deve dare la possibilità anche di capire con chi parla, no? Anche perché può chiamare chiunque a accusare l'avvocato Paolini, Vincenzo, Formisani o Coscarelli, è un rispetto delle regole, tutto qua, è un fatto democratico, ok? Grazie. Andiamo avanti, dottor Formisani. Allora, parliamo un attimo in merito a quello che abbiamo detto, ha sentito, turismo, noi abbiamo 800 km di costa, io ho parlato della fabbrica del turismo, io faccio una trasmissione che si chiama Raggio di Sole, va in onda da 24 anni, il sottotitolo è Alla scoperta del paradiso Calabria. Parlando di percorso e parlando di un pullman di turisti che arriva qui dalla Germania o da Milano, viene qui e arriva in piazza, qual è il percorso, qual è l'attrazione della città di Cosenza? Vabbè. Ci sono i ciceroni, ci sono le persone che l'accompagnano, c'è un ufficio informazione. Ci sta un piccolo ufficio informazione, però comunque il problema reale è che noi possiamo attrarre le persone, però le dobbiamo... come dire, far accogliere per bene e comunque cercare di far vedere il meglio che abbiamo. Il meglio che abbiamo, a parte il chilometro di cemento, è il centro storico, che è in quelle condizioni. No? È inutile parlarne ancora. Come abbiamo il problema delle coste e della Sila. I collegamenti sono quelli che sono, quindi se non sono auto muniti o autobus muniti, i poveri turisti rimarranno da noi. Volevo però, se lei mi permette, prego, come Cosenza in Comune, che è l'unica lista di sinistra, perché qua noi sentiamo parlare di centro-sinistra. Sinistra, c'è Guccione. Ho capito, ma di centro-sinistra. Io non so, certamente. È cambiato, certamente. Partito Democratico. Quando si parla, il Partito Democratico per sua definizione non si è mai definito partito di sinistra. Il centro-sinistra di Paolini... Sì. Per favore. Va bene, posso... cerco di terminare il ragionamento, se ci riesco. Il centro-sinistra di Paolini è con l'NCD, con cui anche Guccione, come Partito Democratico, vorrebbe associarsi. Quindi non vedo cosa ci sia di sinistra in questo. Ma anche noi riteniamo di essere non solo l'unica lista di sinistra, ma di avere un programma di sinistra. Quando noi parliamo di salute, voglio terminare il discorso, non è che finisce là il discorso, noi abbiamo un programma che prevede il ritorno della sanità sul territorio. Perché? Perché è inutile formare dei nuovi ospedali, noi abbiamo la necessità di curare le persone attraverso l'assistenza domiciliare, attraverso il servizio ai disabili, attraverso il servizio alle persone anziane
e alle persone che non hanno la possibilità di curarsi, che sono sempre più in aumento. Schiaffiamoci in testa che i fondi della sanità devono essere utilizzati per dare la possibilità alla gente di curarsi. Noi abbiamo anche un decremento della vita media delle persone, che non è solamente nel nord, ma è anche nel sud. Noi abbiamo, e questo poi chiederemo al consigliere regionale, abbiamo in progetto la Casa della Salute, che è l'unica struttura che può contrastare lo strapotere di queste benedette strutture private che ci sono, che non forniscono, e ne stiamo parlando dal 2000, come sinistra, come CGL, come altri raggruppamenti. Spiegateci perché non è prevista una Casa della Salute in Cosenza, dove dovrebbe essere l'unica parte dove dovrebbe essere prevista, perché la Casa della Salute è l'unica struttura che deve essere presente in una città, come dite voi, metropolitana. Non è prevista. Il problema dell'assistenza domiciliare, a noi l'ospedale è un punto di specializzazione, non c'entra niente con le cure normali delle persone. Tutto questo ragionamento, e termino, serve unicamente per rafforzare, dimenticare il territorio, così lo diamo appannaggio dei nuovi padroni. Grazie, dottor Formigiani, nuovi padroni. Carlo Cuccione, candidato a sindaco per il Partito Democratico. Percorso, diciamo una cosa, azzeriamo e partiamo. Lei ha preso 15.000 voti da consigliere regionale, quindi 15.000 voti danno l'idea di una presenza sul territorio della provincia importante, quindi conosce bene questo territorio. Come sviluppa, nella domanda fatta a Coscarelli, a Formisano, che poi l'hanno girata anche sotto l'aspetto sanitario, l'aspetto turistico in merito a quello che abbiamo detto? Voglio fare solo una piccola precisazione. Silenzio, per favore. Perché, come dire, quando non ci sono argomenti si tenta di diffamare l'avversario. E questo in politica, io non vorrei fare in modo di avvelenare il clima in questa campagna elettorale. Tant'è che quando io sono entrato in trasmissione... diciamo che appena entrato... ho detto che si faccia chiarezza, non ho dato patente. Non ha sentenziato. Ho detto che si faccia chiarezza. Che il commissario Carbone, che è l'unico che può fare chiarezza, che è commissario prefettizio, Comune Cosenza, dica la sua nei prossimi giorni, perché non vogliamo avvelenare il clima della campagna elettorale, perché siccome è molto importante questa campagna elettorale dobbiamo stare sui contenuti. Chi pensa di poter avvelenare i pozzi della campagna elettorale si sbaglia, perché noi faremo in modo di tenere alto il dibattito politico, perché ci sono questioni dirimenti, la metropolitana, la realizzazione del nuovo ospedale sono priorità per quanto riguarda la mia coalizione, e ho spiegato i motivi. Per quanto riguarda il turismo, Cosenza è baricentrica sia verso la Sila e sia verso il mare. Noi siamo a 25 minuti dal mare, a 25 minuti dalla Sila, l'altopiano silano, 1200 metri. Noi dobbiamo sfruttarla questa peculiarità, valorizzando la forza di questa città, che è il suo centro storico e la sua cultura e la sua capacità di poter, diciamo, coniugare una presenza storica fondamentale, importante. Come fare tutto questo? Io credo che la programmazione europea 2014-2020, ci sono dei fondi e dei bandi che usciranno nei prossimi mesi, su quali Cosenza non può non partecipare, che è quella della valorizzazione di tutti i beni culturali e architettonici della nostra città, e li deve collegare a un turismo che va al mare, a un turismo che utilizza la montagna, e noi dobbiamo essere attrattivi, perché con un'offerta turistica che è capace di valorizzare questo grande patrimonio culturale e ambientale. Da questo punto di vista è chiaro che c'è un problema di trasporti, ha ragione l'ingegnere Coscarelli. Allora non possiamo nasconderci, come abbiamo il problema, per esempio, che
la tratta autostradale Cosenza Altiria Grimaldi ancora non è stata ammodernata, che è un'altra tratta, perché se verrà ammodernata, noi avremo l'aeroporto a 25 minuti. Si tratta di migliorare il sistema infrastrutturale del trasporto, che è fondamentale per avere una politica di sviluppo. Per esempio, Matera ha ritrovato un ruolo ha ritrovato un ruolo partendo dal suo patrimonio. Noi dovremmo fare un'operazione di questo tipo, cioè mettere in campo il grande patrimonio per far diventare appetibile Cosenza da questo punto di vista. Grazie. Andiamo un attimo a sentire Vincenzo. Abbiamo parlato di nuovo legato a quello che è il turismo, abbiamo parlato di queste attrattive che ci sono su Cosenza. Tu sei un fotografo, cioè il guru, cioè proprio colui che è il santone della foto. E credo chi meglio di te può scattare momenti e flash legati alla bellezza del territorio. E sicuramente con la tua esperienza ci potrai dire anche i pezzi più suggestivi da suggerire ai telespettatori. Con la tua foto, con il tuo occhio, quello che tu hai visto, cosa avresti voluto per la tua Cosenza? Vai, guru. Sì, stavo pensando un attimo. Sì, c'è una manovella. Cioè il discorso è sempre sul territorio partiamo, cioè parliamo di Sila, parliamo di mare, no? Cioè siamo proprio... No, però Vincenzo, se arriva un pullman, dicevo, i turisti dove li portiamo? E appunto, dove li portiamo? Li portiamo a mangiare di Cosenza, le tagliatelle se parliamo di Se parliamo solo di Cosenza siamo un po' fritti da questo punto di vista, specialmente... O vai a Paola a mare o vai a Camigliatello, questa è la situazione. Sì, ma non stiamo parlando di provincia né di regione, parliamo di Cosenza. Parliamo di Cosenza, Cosenza è un cantiere in questi giorni, questi anni, sì, mi suggeriscono dal pubblico. Che c'è da dire? Bisogna migliorare tutto, non è che manca una cosa in particolare. Il turismo, cioè il turista deve venire qua e deve avere tutti i servizi pronti. Cioè, non è una questione, cioè quando noi andiamo fuori, andiamo in albergo, troviamo una situazione particolare per cui ci fa comodo stare in quella parte anziché in un'altra, c'è l'accoglienza, c'è tutto. Noi come cosentini siamo accoglienti, siamo in tutti i modi, anzi un po' certe volte soffriamo che ci piacciono le cose estere, facciamo ristoranti franchising per esempio di patatine che vengono dal Belgio, quando noi qua abbiamo per esempio i patate imbacchiose che ce li invidiano tutti. Quindi abbiamo dei salumi eccezionali che vengono dalla Sila e si prende il salume fiorentino perché siamo anche l'eccellenza calabrese, stai parlando, certo. Invece qua che troviamo un sacco di franchising che non c'entrano nulla con la nostra cultura, quando abbiamo delle ricchezze proprio nel territorio che dobbiamo sviluppare. Bene, questo è quello che ti ringrazio. Poi vorrei vedere una cosa solo sul discorso di sinistra, di sinistra o di destra o di centro. Sì. Io credo che col 1989, quando è caduto il muro, ha vinto una sola classe, che è quella del denaro. Cioè abbiamo la finanza che ci sta, non la finanza, la guardia di finanza, che ci sta distruggendo la vita. Le banche in sé. Quindi dal 1989 credo che tutti dovremmo combattere questa... Laser. Bene, a posto? Va bene. Grazie, così con un applauso al guru. Bene. Avvocato Paolini. L'ultimo intervento? No. No, non è l'ultimo intervento, può parlare, ancora c'è tempo, abbiamo 30 minuti dalla parte nostra. Sì, anche a me non piacciono le etichette, sinistra, destra. Anche perché... Io sono un estremista, lo sono stato sempre. Sono stato quando ero ragazzo, poi giovane, poi da grande. Oggi sono l'estremista del buonsenso, come ha detto un mio amico l'altro giorno, e concordo con quello che ha detto Valerio, bisogna fare le cose, poi bisogna anche soprattutto per esempio sullo Stato sociale. Io so che Valerio è giustamente ed è benemerito un attivista nel campo sanitario, nel sociale, va benissimo, anche noi del PSE da qualche anno abbiamo
facciamo il dopo scuola per i bimbini disagiati delle famiglie di Via Popiri e del centro storico, assolutamente gratuito, gli asili nido, abbiamo il trasporto per i disabili dell'AIAS, dell'assistenza spastici, tutto fatto volontariamente da un movimento politico con dei volontari che fanno le cose e si sostituiscono all'amministrazione, talvolta anche dove l'amministrazione è deficiente, ed è giusto che bisognerebbe implementare la casa della salute in città per non consentire sviamenti verso strutture a pagamento. È tutto una cosa giusta, ovvia, ma bisogna che il sindaco, tanto per stare sul tema della trasmissione, altrimenti facciamo enunciazioni, stia sul pezzo, come si dice, che sia in grado di poterlo, di farle, di proporle queste cose. Noi per parte nostra, nei 10 anni per esempio che io ho partecipato a questa amministrazione, nel campo del turismo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, perché ricorderanno tutti che c'è stata un'epoca nel centro storico che addirittura non si riusciva a camminare a piedi fino ad arrivare alla chi c'era se lo ricorda, quindi questo mugugno è diciamo un poco di sfottò, e lo accetto, ma è così, è innegabile, tanto è vero che ci fu una celebrazione fatta apposta con una parata in costume nel centro storico, che fu il coronamento di un progetto che all'epoca si chiamava Progetto Urban, che intercettò compiutamente, concretamente, tutti i finanziamenti europei per portare a Cosenza, nel centro storico, una convenzione con l'associazione costruttori, con le banche, per favorire la rinascita, la rigenerazione delle strutture commerciali del centro storico. Noi abbiamo la stessa idea, a distanza di 16 anni, faremo un grande progetto che intercetterà i finanziamenti del POR 2014-2020, circa 200 milioni, per fare un grande progetto di rigenerazione urbana, acquistando interi quartieri del centro storico, con edifici pubblici e privati, è previsto nella legge e nel bando, per poter restituirli poi ai proprietari con le agevolazioni previste, e creare nel centro storico, invece delle solite enunciazioni, deve venire un'università, la facoltà, una scuola di restauro degli edifici dei centri storici, una grande scuola unica nel meridione. È una cosa fattibile, dove ci sono i soldi, dove ci sono le risorse, bisogna semplicemente metterli in pratica, e questo sicuramente è un compito del sindaco. Bene. Sul piano del lavoro dico altre due cose che non ho detto prima. Sul lavoro, il postificio, il comune, tutte queste cose qua. Noi abbiamo a Cosenza una grande massa lavorativa. Abbiamo una grande massa lavorativa, 500 ragazzi che lavorano nelle cooperative B, ragazzi, uomini e donne, spesso capi famiglia in condizioni di disagio, di degrado familiare e di problemi. Cooperative di tipo B? Di tipo B e di problemi anche giudiziari. Esattamente. Okay. Sono nate esattamente per questo le cooperative. Assolutamente B. Perché, come diceva un grande ministro, mille tute blu servono più di 100.000 battaglioni di carabinieri per eliminare la delinquenza. E allora, a Cosenza, questo fenomeno oggi. Concludo soltanto con questo. Questi 500 lavorano poco, guadagnano poco, lavorano 2 ore e mezza al giorno, guadagnano poco e non fanno niente, perché non possono fare in 2 ore e mezza quello che serve per la città. E perché fanno questo? Perché così quei lavori che dovrebbero fare loro sono dati in appalto cottimo fiduciario senza gara a ditte esterne. Conclusione, la proposta. Noi dovremmo formare questi ragazzi, farli lavorare di più, pagarli di più perché prendono 450 euro, quindi non sono in grado di mantenere una famiglia, farli lavorare, formarli, pagarli di più, farli lavorare più ore e risparmiare per le casse pubbliche, perché farebbero i lavori che servono alla città, rendendo un servizio. Grazie. Ho parlato un po' di più, mi scusi. Allora, adesso non abbiamo finito, continuiamo ancora, anche perché poi, ripeto, anche per la coalizione, per i 6 candidati al sindaco, prossima settimana ci saranno 2 candidati per coalizione, candidati al Consiglio Comunale, quindi avete modo di scegliere tra i signori che sono qui e quelli che sono a casa. 1200, sono 1200 i candidati al Consiglio circa? 1200. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito dopo e vorrei parlare della famosa terza età, ecco, dei nostri anziani, spesso dimenticati. A tra poco. Il vino non si beve soltanto, si osserva, si gusta,
si sorseggia e se ne parla. Decaro Conca dei Valdesi, Decaro Vigna della Corte, Decaro Feudi del Duca, Decaro Borgo di Valdo. Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia di vino, perché la vita è troppo breve per bere vini mediocri. Io scelgo Decaro. Via Strittoli 1, San Vincenzo La Costa, Cosenza. Info 0984 40 42 08. Top Flight, da sempre soddisfa la tua voglia di dolce o salato. Da 10 anni offriamo il meglio dei nostri prodotti, preparati artigianalmente con materie di prima scelta. Ti sapremo deliziare in qualsiasi momento della tua giornata. A colazione e non solo, con i nostri gustosi e giganti cornetti a lievitazione naturale. Varietà e creatività danno vita a piatti sfiziosi per degustare i nostri squisiti aperitivi. La nostra pasticceria è rinomata per la bontà e per la finezza delle creazioni proposte. La gelateria vi conquisterà con la sua originalità e prelibatezza. Nella sala privata, raffinata ed elegante, potrete festeggiare eventi e ricorrenze speciali. Siamo specializzati nel servizio catering, con tutte le nostre bontà fresche, genuine, dolci e salate. Top Flight, sorriso e qualità. Top Flight, ti aspettiamo a Cosenza in via Guglielmo Marconi 110. Info 0984 39 48 68 e rende via Louis Braille 15. Info 0984 83 76 27. A riscoprire la tradizione, guardando al futuro. Cesario Legno Edilizia. Progettiamo e realizziamo strutture in legno lamellare ed in bioedilizia, come coperture, case in legno, strutture turistiche, palestre, piscine, capannoni, gazebo e tanto ancora. Per le nostre costruzioni in legno utilizziamo materiali certificati e tecnologie all'avanguardia attentamente selezionati per garantire massimi livelli qualitativi, comfort abitativo e un ottimo risultato estetico. Sarà nostra premura rendere unica la tua dimora, scegliendo insieme i dettagli, con soluzioni progettuali tecnologicamente avanzate. Il nostro obiettivo sarà colmare la distanza tra te e i tuoi sogni. Gruppo Cesario, via Marino 94, Zumpano Cosenza. Info 0984 41 38 35 337 68 20 90 www.cesariolegnoedilizia.it. Buonasera, siamo a Rende da Divani Divani Benatuzzi. Sono qui perché c'è una grande proposta che Guglielmo Puccio, responsabile Calabria di Divani Divani, ci farà per gli amici che ci seguono dalla Calabria. Sì, sconto rottamazione, 500 euro per il tuo vecchio divano. Cioè, significa che io sono un divano dentro il garage, buttato via lì, non lo so, non so chi lo deve prendere, tu me lo prendi, me lo sconti 500 euro e significa che cosa? Che se il divano nuovo costa 1000 euro, meno le 500 euro dello sconto di rottamazione, con 500 euro di differenza il cliente compra il suo nuovo divano. Significa aprile, maggio, giugno, 3 mesi di grande proposta per noi? Perfetto, sia in più tasso zero, trasporto gratuito e ritiro del vecchio divano sempre gratuito. È una follia! E Divani Divani, queste follie, se li può permettere. Avete intenzione di rinnovare infissi e serramenti ma non sapete a chi rivolgervi? Walter Cozza SRL, azienda leader presente sul mercato da oltre 30 anni, è in grado di progettare e realizzare serramenti ad elevato isolamento termico in PVC, in alluminio a taglio termico, nel sistema misto alluminio-legno, ma anche profili freddi per vetrine e negozi. E ancora strutture blindate, facciate continue, infissi curvi e scorrevoli, in un'ampia varietà di colori. Walter Cozza SRL, concessionario dei marchi Aluplast Secco, è in contrada Puonzo Pantano Valentino, nella zona industriale di Rende. Telefono 0984 40 40 13, www.waltercozza.it. Bene, rientriamo da qui proprio con i candidati, ripartiamo, anche perché durante la diretta molti si prendono la libertà di alzarsi, anche perché è anche la possibilità di muoversi, di bere qualcosa al bar dell'hotel. Allora, andiamo un attimo avanti. C'è una telefonata prima. Sì, c'è una telefonata, sentiamo chi è, visto che ne abbiamo passata già una, che non si è presentata, spero che questo telespettatore o telespettatrice si presenta. Pronto, chi parla? Pronto? Sì. Già pronto, mi sente? Sì, da come sente? Già da come è partito, non è partito bene. Mi sente? Io la sento, ma non è partito bene già dal pronto. Prego, come si chiama lei? Io sono Mario da Cosenza. Mario da Cosenza, buonasera Mario. C-
ci conosciamo, dottore Polimeni, perché io chiamai in questa trasmissione tempo addietro per un abusivismo edilizio. Cosenza è una città piena di abuso edilizio e non sento nei programmi dei sindaci di affrontare il problema. Si parla solo del ponte di Calatrava, ma con questa fame e questa disoccupazione, questo ponte di Calatrava serve per ci aiutare la gente di sopra, perché c'è la disoccupazione più alta d'Europa. Questi giovani non lavorano. No, io spero di no, spero che non si butta nessuno dal ponte. No, a... perché... no come provocazione, mi auguro di no. Definiscono Cosenza una città europea. Io credo che se sentono questa parola nel corno d'Africa chiamano gli stregoni per fare gli scongiuri. Città europea Cosenza, e Corso Maggiore, quelle statue che ogni mattina li vedo spostare, poi ci hanno messo un monaco brutto, un malagurio per Cosenza, una cosa brutta. Ho capito. Lei quanti anni ha? Scusi, posso chiedere quanti anni ha? Io ho 80 anni, mi avvicino agli 80 anni. Auguri, perché parliamo proprio di chi ha la sua età, praticamente parliamo dei centri di aggregazione. Volevo chiedere, a Cosenza ci sono dei centri dove, grazie al signore che ha chiamato Mario da Cosenza, dove si possono incontrare, punti di ritrovo, che il comune ha messo a disposizione? Noi nella tour dei quartieri che abbiamo fatto. Cosa avete trovato? Abbiamo trovato questo, una mini struttura costruita abusivamente con delle tente in via degli Stadi, dove l'avevano trasformata in centro sociale con una bombola di gas messa dentro, una batteria d'auto per accendere la lampadina, mentre di fronte c'è la scuola San Vito, San Vito Stadio, l'elementare, recuperata e manutenuta dal comune di Cosenza con una spesa di altri 400.000 euro, completamente chiusa. Se questi sono i centri utilizzati dalla nostra città, viva Dio, abusivismo di necessità. Non avere rispetto degli anziani significa non avere rispetto domani di noi stessi, perché questo è il problema. Per cui abbiamo promesso a quei signori che abbiamo incontrato, anziani, che facevano là la partitella a 3-7, che come forza politica, noi ci saremmo senz'altro battuti a che loro potessero avere qualcosa di dignitoso, atteso che il comune ha in proprietà delle sedi che sono attualmente chiuse. Che cosa faremo noi per gli anziani? Per gli anziani i soggetti deboli sono gli anziani, i diversamente abili e purtroppo, ahimè, i giovani che sono ancora rimasti qua ma che non lavorano. Che faremo per gli anziani? Innanzitutto creeremo dei centri di aggregazione utilizzando quello che è il patrimonio comunale che attualmente è inoccupato. Poi faremo in modo di alfabetizzare informaticamente le persone anziane. Per quali ragioni? Perché oggi tutto si forma per via digitale. Se devono per esempio scaricare il 101 dall'INPS, non possono andare a pagare nei centri di servizi i 20 euro per farselo scaricare e quindi pagare per quello che è un servizio. Ma può essere tra l'altro anche un incontro tra due generazioni, quelle dei giovani che insegnano agli anziani e gli anziani che trasferiscono esperienza. Fuori è stata fatta non per citare sempre Milano, ma Milano purtroppo è il benchmark che deve tirarci fuori dalle sabbie mobili in cui ci troviamo. E hanno fatto l'ABC informatico d'accordo con i licei e con le scuole che hanno dato a disposizione i loro spazi. Ma non solo, ma le grosse società quali Telecom, Vodafone e altre hanno dato gratuitamente le attrezzature e tutto ciò che occorre. Perché noi non potremmo fare anche questo? Ci vuole solamente fantasia e buona volontà. Poi importantissimo è il fattore sanitario. E là perché infatti loro soffrono per il fatto che per fare delle analisi o per fare quant'altro occorre, ahimè purtroppo con l'età che avanza, non hanno una risposta immediata. Sentivo giorni fa sulla radio del 24 ore che Pisa riesce ad erogare le prestazioni nell'arco di 24 ore. Facendo cosa? Facendo solamente statistica tra quelle che erano le prescrizioni dei medici e attrezzando poi l'ospedale per rispondere a queste prescrizioni. È paradosso, quelli che erano i degenti o gli ammalati o i bisognosi di cure chiedevano il rinvio perché non ce la facevano in 24 ore ad andare a fare ciò che occorreva. Grazie Coscarelli, grazie.
prima di andare da Formigiani, un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Con chi parlo? Buonasera. Sono Gianfranco Cristiano da Cosenza. Buonasera a lei e tutta Cosenza. Buonasera. Gianfranco, prego. Grazie a lei. La domanda cosa vuole chiedere così in generale ai candidati? Sì, volevo chiedere ai candidati come mai solo in questo periodo si parla di disabilità? Prima, come mai, se voglio sapere veramente se conoscono veramente la realtà delle problematiche della disabilità scolastica, familiare e sociale? E se in caso mai, quando sarà il momento, chi sarà eletto, le prospettive che hanno verso queste problematiche. Bene, grazie. Solo con l'applauso. Grazie a lei. Quando si parla di disabili e di diversamente abili, certamente c'è veramente tanto da discutere. Bene, centro anziani. E la cosa incredibile, poi eventualmente risponde anche se vuole a questa domanda, è legata, io giro da tanti anni la Calabria e quando arrivo nei paesi, la prima cosa che voglio cercare per un fatto anche televisivo, dove sono raccolti questi anziani? D'estate li vediamo a 40 gradi sotto le panchine, tranquillamente un albero con una povertà assoluta intorno a questi signori. D'inverno spesso non hanno dove riunirsi, si mettono sotto dove c'è l'attesa del pullman, la pensilina, per parlare lì e chiacchierare lì. Ecco, sempre in maniera molto povera, spartana, brutta, una cosa orrenda, perché chi non ha rispetto dei nostri anziani credo è come se non avesse rispetto della stessa persona. Ecco, credo che noi dimentichiamo, se il Signore ci darà la fortuna e la possibilità di arrivare a 80, 90 anni, che domani potremo vivere gli stessi problemi, abbandonati, ecco, non rispettati, non hanno voce, ma vengono ricordati solo forse dal nipote per dire nonno vota questa persona e non sa neanche chi va a votare probabilmente. Ecco, credo che questo è il problema dei nostri anziani. Così? Posso? Prego. Sicuramente il problema degli anziani, come per quanto riguarda il telespettatore che ci ha chiesto sui disabili, è un problema serio. Questa non è una città tagliata non ha un concetto solidaristico in questo senso, non è tagliata né per gli anziani né per i disabili. I servizi sociali abbiamo detto che sono molto carenti e sono molto carenti oramai da anni, per cui sicuramente su questo fatto il Comune deve fare molto. Non solo esiste il problema dei centri di aggregazione per gli anziani. Io conosco, mi dispiace, farò una forma di pubblicità, il centro Hauser di Cosenza dello Spirito Santo, dove esiste una progettualità di vita per le persone, no? Gli anziani si riuniscono a ballare, socializzano tra di loro, è un momento di vita attiva delle persone. Ma ovviamente non ci dobbiamo soffermare qua, noi abbiamo il problema degli anziani che va dalla sanità, e glisso perché altrimenti si può pensare che voglia parlare solamente di sanità, però in realtà l'assistenza per le persone anziane come per i disabili, e parlo di assistenza non solo sanitaria, ma socioassistenziale, è praticamente nulla. Le persone anziane, le persone disabili sono effettivamente sole, non solo nel momento in cui devono essere trasportate o comunque si devono spostare, ma anche nei momenti in cui, come per esempio nelle scuole, non abbiamo un servizio di supporto per quanto riguarda le persone disabili, ovviamente non per gli anziani, ma per le persone disabili. E questo rientra nei compiti istituzionali del Comune, non rientra nei problemi dello Stato in generale. Il Comune è un'emanazione dello Stato. Il problema delle aree, Cosenza non è una città verde, nonostante prima lo fosse circondata dal verde, per cui i nostri anziani quest'estate, anche a Piazza Fera, ammesso che sia terminata e noi non ci crediamo perché sembra di no, dovranno stare sotto un ombrellone per rischiare l'insolazione, ma comunque ci devono essere dei centri di aggregazione nei quartieri. Le persone anziane sono la nostra ricchezza, come il nostro centro storico, sono le persone a cui noi dobbiamo anche quello che siamo, no? Certo. E non ce ne possiamo ricordare solamente nel momento in cui
ci sono le elezioni, no? Ci sono una serie di servizi, ma io credo che gli anziani possano essere tranquillamente valorizzati anche nell'attività di controllo, se vogliamo usare un termine del territorio, ma soprattutto di portare la loro esperienza a noi. Questo è il nostro. Grazie, dottor Formigiani, grazie. Carlo Guccione, ecco, volevo chiederti, anche perché vivi la città e conosci bene, ma ci sono questi centri anziani? Il comune, cioè, ha fatto un censimento, ci sono i vari punti della città, questi centri di aggregazione, abbiamo qualche dato, così che tu sai. Ci sono alcuni centri, quello di Audio. Serra Spiga. Prego, prego, va bene così, va bene così. Altri centri anziani. Io sono in linea di principio non favorevole ai centri anziani. Ah no? Perché ritengo che noi abbiamo due problemi quando parliamo di anziani. Il primo problema è quello degli anziani non autosufficienti che non si muovono da casa. Vabbè. E lì dobbiamo garantire non solo l'assistenza domiciliare. Non solo l'assistenza domiciliare, ma dobbiamo avere la capacità di alcuni servizi, la pulizia, la spesa, la compagnia, e quindi affrontare il problema a 360 gradi. Poi abbiamo gli anziani che sono, diciamo, in buona salute, noi dobbiamo prevedere progetti per utilizzarli ai fini del volontariato e di alcuni servizi di assistenza. Se noi ci mettiamo la coscienza a posto, che li facciamo ballare, li facciamo giocare a carte, e poi questa questione degli anziani rimane così, noi dobbiamo utilizzare un patrimonio di esperienze, di competenze, al fine di rendere più sostenibile dal punto di vista sociale questa nostra città, perché noi abbiamo bisogno di costruire una rete che ci permetta di avere momenti di socialità che sono importanti per la crescita anche dei bambini, perché l'anziano è importante perché porta in sé tutto quel carico di esperienza, di vita, che può essere trasmesso in modo positivo ai bambini. Poi c'è l'altro aspetto, che è quello, secondo me, che ha avuto un successo, oggi non si parla più, ma dell'università della terza età. Sì. Perché uno deve essere legato davanti alla televisione o utilizzare Facebook o Twitter? Dobbiamo costruire anche una capacità di poter dare la possibilità anche agli anziani a studiare ed avere, diciamo così, di tenersi anche con la mente, col cervello allenato rispetto a una sua stato di salute in età avanzata. Quindi questa visione moderna dei servizi sociali, non caritatevole, non da ipocrisia, da mettersi a posto la coscienza rispetto al centro anziani, ci può anche stare. Il dottor Formisani, ha citato un'esperienza concreta. Quello non è un centro anziani, quello è un motore di iniziative, l'Hauser di Cosenza, è un motore di iniziative in cui l'anziano è centrale, l'anziano decide, l'anziano fa iniziative ed è inserito nel contesto sociale del quartiere e della città. Grazie. Posso farlo parlare, il signore? Chiedo scusa, un attimo. Un attimo, c'è la rispetto della legge e della par condicio. Se i candidati a sindaco mi chiedono che lei può parlare, posso farlo parlare, il signore? Siete a Luigi no. Ah, ok, datemi un microfono. È la par condicio, amico mio. No. Volete parlare? Prego. Prego. Allora, io semplicemente, perché si parla di anziani, io sono il presidente dell'Hauser territoriale di Cosenza, sì, del centro che abbiamo allo Spirito Santo, dove Carlo Guccione abbiamo avuto anche il piacere di ospitarlo più volte, però alcune cose che ha detto non sono esatte e credo che debbo puntualizzarle. Innanzitutto io credo che il nostro progetto, e poi quando parliamo di anziani, è proprio una progettualità di vita degli anziani, no? Non vediamo l'anziano come un ammalato o uno che ha bisogno solamente di sostentamenti, ha una progettualità di vita. In ogni caso, nel nostro centro noi avevamo anche un servizio che si chiamava Filo d'Argento, che significa
che con un nostro mezzo le persone anziane o bisognose che volevano essere accompagnate o dal medico a fare la spesa, ma anche semplicemente a parlare, i nostri volontari gratuitamente li andavano a prendere. Praticamente dall'amministrazione comunale, mentre nelle altre parti d'Italia questo filo d'argento è in convenzione con i comuni, le amministrazioni di Cosenza, e non mi riferisco solo all'ultima, mi riferisco anche a quella che c'era prima, che era centrosinistra, non ci ha dato assolutamente nulla. Volete sapere cosa ci ha dato? No, ascoltatemi, ascoltatemi. Ci ha dato una parking card per parcheggiare sulle strisce blu, punto. Nessun'altra cosa, e questo servizio è morto perché non siamo stati affatto supportati. Mentre nelle altre parti, tutti i comuni con i servizi sociali si comportano in un modo differente. Qui non è così, quindi per cortesia, chi ha amministrato, che ora viene qui e dice le cose qua se le rivendica, per favore non fatelo, perché è un'offesa che fate a noi, è un'offesa che fate alle persone anziane che noi tuteliamo. Abbiamo finito con... ha finito? Una battuta. Carlo Cuccione, il microfono, grazie. Manca il sindaco che ha amministrato, mi pare che quelli che siamo seduti qua non ha amministrato nessuno ancora. Aveva... Speriamo per i prossimi 5 anni. Grazie. Vincenzo, abbiamo sentito, abbiamo parlato. Chiedo scusa. Silenzio. Silenzio che siamo... Prego, Vincenzo. Ma sugli anziani. Sì. Beh, hai sentito anche l'intervento del signore? No, no, siamo proprio a terra comunque. Qua abbiamo una fortuna che c'è un welfare privato, cioè nel senso che ogni famiglia riesce a mantenere il proprio anziano, perché abbiamo ancora una mentalità. Posso aggiungere una cosa, Vincenzo? Prego. A favore degli anziani. Se in questo momento non ci fossero gli anziani per quanto riguarda la pensione, certo, e l'economia che danno nelle famiglie, bravo, bravo, è una grande risorsa, perché di questi anziani non ci possiamo ricordare il nonno, la nipote, il figlio, è un'economia che si muove intorno agli anziani. Ma qua siamo fortunati, prego, siamo fortunati, vai, duro, vai. Perché il welfare non funziona, ma funzionano le famiglie. Bravo. Per cui l'anziano che ancora ha la famiglia vicina riesce a campare, a vivere, perché c'ha il figlio, la nipote che l'aiuta. Se no, ma spesso è viceversa, è lui che aiuta anche. Sì, l'aiuta nel senso nella vita, poi il nonno naturalmente aiuta. Quando muore il nonno o la nonna, naturalmente viene a mancare una bella fetta di economia. Di economia. Per cui siamo proprio messi male da questo punto di vista, forse perché appunto siamo abituati ad avere dentro di noi, a farlo vivere con noi, diciamo, la persona anziana. Io mi sto avvicinando appunto all'età anziana, no? Ho 61 anni, ci sono già, dopo 60 anni siamo... Cioè, ma tu ti sei candidato per i tuoi nipoti che non hai? Certo, che ancora non ho. Come? Dopo i 65, va bene. Lo Stato dice che a 70 anni adesso ci dobbiamo andare in pensione. Sai di questi centri? C'è qualche centro? Conosci qualche centro di aggregazione a Cosenza? No, diciamo, mi suggeriscono la Villanova, dove giocano alle carte. Li ho visti sulla panchina. Sì, che stanno sulla panchina, ma che ci sia un silenzio, lavoro, per favore. Un lavoro preciso per gli anziani non c'è. Un servizio dove appunto tutti questi servizi a domicilio si dicono, si fanno, ma poi non si attuano. Ci sarebbero sulla carta, ma poi in effetti non funzionano. I motivi bisogna andare a vedere anche perché non funzionano. Lo chiediamo a chi ha fatto per 5 anni l'opposizione. Avvocato Paolini, a quello che lei sa e conosce attraverso anche l'opposizione che ha fatto al Comune in questi 5 anni, ci sono questi centri? Esistono? C'è qualche punto di riferimento? Così, se si ricorda. Ma io no, me lo ricordo benissimo, ma non perché ho fatto opposizione, perché sono di Cosenza. No, e io informo. No, conosce, informo gli amici. Conosce le carte, no? Informo gli amici, credo che qualcuno sia stata una distrazione, che ci sono 4 centri anziani a Cosenza. A Serra Spiga l'ha detto Carlo. Sì. Poi c'è Sant'Aniello, che sono suoi grandi amici, c'era pure qualcuno qua. Poi ce n'è a Via Milelli, vedi che qualcuno se lo ricorda. Adesso che comincio, poi c'è a Via Milelli e poi c'è a Via Popilia. E poi c'è Abbia Popilia. Ma se... No, chiedo scusa. No, scusi.
se il guru no, mi scusi un attimo, allora no, guardi no, un attimo, mi scusi signora, se il guru parla due minuti e non continua, per lui ha finito il concetto, ha delle pause, mi scusi. Scusa, c'è il microfono. Ce l'ha il microfono. Una pappardella che stanno preparata, capito? Non è Guccione o Guro, capito? Il Guro deve ragionare, il Guro è etereo. Il Guro è Guro. Facci tu parlare. Gli deve scendere Laura su a capo, capito? Laura. Il terzo segreto di Fratima, capito? Guro, non si può sapere che cosa succede a Guro. Fallo parlare. E allora, chiedo scusa al Guro. Però chiedo scusa, silenzio, pensavo che lei avesse finito il suo tempo, finivi il tuo tempo, ho visto che hai finito, ti sei bloccato. No, stavo facendo una pausa. Va bene, Guru, no, ancora adesso è come l'interrogazione, no, abbiamo rotto la cosa, poi magari ci ritorniamo, mi dai un minuto in più dopo. Ti faccio concludere poi, Avvocato Paolini. No, concludo dopo di più. Un guru di più per chiude il guru. Ma posso parlare? Allora. No, stavo dicendo i quattro centri anziani di Cosenza che sono organizzati. Però voglio sfuggire alla retorica dell'anziano, che è il sedimento culturale, la tradizione, il nonno che racconta la favoletta ai figli, che racconta. No, te lo sto dicendo io, voglio sfuggire a questa cosa, perché non credo che sia una riserva indiana, certo, l'anziano. Sono d'accordo. Io credo che la politica giusta per l'anziano sia la buona politica cittadina. Se c'è un CUP che funziona e l'anziano può andarsi a prenotare una visita, un prelievo di sangue alla farmacia sotto casa, è una politica per gli anziani. Se c'è un sistema di trasporti che funziona e può portarlo al cinema, è una politica buona per gli anziani. Se c'è la politica buona per il commercio e ci sono i negozi di quartiere sotto casa per andare a comprare il pane e il latte, è una politica per gli anziani. Se c'è una politica che cerca di contenere la delinquenza e mantenere e dare lavoro e evitare che ci siano magari violenze, truffe in casa, scippi, è una buona politica per gli anziani. Se si dà lavoro ai giovani, si evita che la pensione del nonno sia sottratta in parte, certo, magari anche per esigenze giuste, in buona fede, dal nipote o dal figlio, è un'ottima politica per gli anziani. Allora nelle nostre città, ci sono due poteri forti nelle nostre città del sud, che sono il potere politico e il bisogno. Se noi sfuggiamo a questi due poteri forti, facciamo una buona politica per gli anziani. Questa è, secondo me, la più che dargli centri che riservino a loro la possibilità di giocare a carte, di trovarsi, di discutere, che è giusto che ci siano e ci sono nella nostra città, sono anche organizzati, hanno anche dei presidenti. Beh, questo è sicuramente un fatto istituzionale che va in direzione di una comodità, di un'assistenza, diciamo, materiale per gli anziani. Noi dobbiamo pensare, noi candidati sindaci e auspicabilmente amministrazioni, dobbiamo pensare a qualcosa che sia più strutturale, non più occasionale per questa categoria. Voglio concludere però con una ultima notazione. Carlo diceva prima, noi pensiamo a un progetto della grande Cosenza con una legislatura costituente. Io volo un po' più basso, ovviamente è stato un lapsus, non sarà una legislatura costituente, sarà una consiliatura la nostra. Io penso che lui nel lapsus renziano, neo-renziano, abbia voluto dire una legislatura costituente che ci consenta da qui a pochi mesi. Quel neo-renziano non ho capito io. Neo-renziano, ci arrivo. Neo-renziano perché è il PD si avvia, e quindi il suo partito, si avvia verso una stagione referendaria, referendaria che potrebbe portarci ad una legislatura costituente. Io auspico una legislatura costituente, che nelle città si stabilisca questa
connessione sentimentale tra i cittadini e le istituzioni e ci consenta, per esempio, di stabilire che il referendum costituzionale non è un plebiscito, sì o no, con la politica e col DNA del quiz, sì o no, ma si stabilisca realisticamente e responsabilmente su alcune cose che vanno bene per la nuova Costituzione e su altre che non vanno bene, che ci si dia la possibilità di decidere. E questo lo dico perché questa possibilità di decidere deve essere data ai comuni, soprattutto, grazie, che sono i protagonisti della stagione, grazie, referendaria. Grazie. Altrimenti la politica del sì e no non va bene per i ragazzi, grazie, non va bene per il loro futuro. Grazie, avvocato Paolini. Il tempo a disposizione per me è finito. Abbiamo ancora la pubblicità e siccome avevo promesso al guru che a un minuto può concludere... No, no. Ecco, decidete, dai. No, io devo adesso, perché poi devo chiudere, siamo fuori tempo massimo. Un minuto per lei, per te, guru, per chiudere, dimmi quello che manca. Ecco, dice che non ci sono più rane al fiume perché se ne sono mangiati in quanto... Tutte le rane che hanno fame. Benissimo. Più rane, sì, per il guru. No. Ok. Bene, allora, noi insieme, no, scherzi a parte, qui stiamo parlando anche dei problemi. Sì, comunque la cosa principale è che bisogna cambiare il paradigma delle cose, bisogna cambiare totalmente la visione che abbiamo di questa città. Cioè, noi parliamo di turismo prima, parliamo di Sila, parliamo di mare, parliamo di conurbazione, ma dobbiamo parlare non di Grande Cosenza, ma della città metropolitana. Ci porterà soldi, aumenteranno gli introiti dallo Stato solo perché partecipiamo a questa cosa. Non ho capito perché non si voglia parlare, cioè l'ho capito, perché dobbiamo mantenere i piccoli poteri che ci stanno nei comuni, che al PD fa piacere avere queste piccole cose. Grazie. Beh, pubblicità, poi per la chiusura, la pubblicità. Caffè Guglielmo, troppo buono per aspettare. Così stanotte voglio una stella farmi compagnia. Elisir San Marzano Borsci, è rinata una stella. E ti serva da lontano ad indicarti la via. Buonasera, siamo qui da Semeraro, lo stile italiano, la casa degli italiani. Una grande occasione, Mestolino, guarda, so che stai preparando lo speciale lezioni, vogliamo seguirti anche a Cosenza perché è un grande mercato. Sulla progettazione, cioè tutto quello che è progettazione, in questo caso vogliamo progettare una cucina su misura, una camera da letto, un soggiorno, la camera per i bambini, bene. Risolto, perché su tutta la progettazione, se volete, viene a casa vostra un uomo Semeraro o una donna Semeraro a prendere le misure. E su tutto questo c'è lo sconto del 15%. È straordinario, è solo lo stile italiano firmato Semeraro. Naturium, cibo e natura, o meglio, bio per tutti. William, cosa ci proponi? Sì, esatto, l'assortimento più vasto al prezzo accessibile. Partiamo dai latti e le gallette, latti vegetali, abbiamo i yogurt, le alternative per vegani e vegetariani, la frutta fresca con scarichi giornalieri, solo e esclusivamente biologica, tutta tracciabile italiana. Abbiamo anche i semi, la frutta secca, per poi passare al reparto colazione con biscotti, fiocchi, riso, succhi e marmellate, veramente ce n'è per tutti, i grani antichi, la pasta e le farine, e da poco abbiamo introdotto anche il pane, fatto con farine calabresi, macinata a pietra e cotta a forno a legna. Abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi, tutto esclusivamente certificato biologico. E adesso dove mi porti? Ora Lino, ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza, marchio NaturaSì. Andiamo. Thank you.
è una tra le stazioni termali più moderne ed efficienti d'Italia, ricca di strutture per il termalismo ed il tempo libero, con due stabilimenti di cura, lo splendido parco termale Acquaviva, il centro benessere, gli alberghi, l'animazione, la palestra e inoltre un efficiente centro per cure di fisioterapia e riabilitazione. Naturalmente, stiamo parlando delle Terme Luigiane. Terme Luigiane, emozioni di benessere. MKE, servizi integrati di depurazione delle acque, per pubblica amministrazione e privati. Numero verde 800 12 97 34. Attenzione! Bene, abbiamo finito, vedete il pubblico ci ha lasciato, sono ancora qui che stanno salutando tutti gli amici che vanno via, ma noi ritorneremo venerdì prossimo, vi aspettiamo venerdì prossimo alle 21.15, grazie di cuore a tutti quanti, ancora a voi grazie di cuore, e andiamo in sigla venerdì prossimo con speciali lezioni, grazie.